Quello che state ascoltando è Fambo! Il ritorno dei Cinque Anelli. Coboldi, ah no. No. Coboldi li potete ascoltare su fambogdr.it, su iTunes, su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast. Esatto. Dove cazzo vi pare. Su YouTube, su Facebook. E poi dobbiamo fare arriveremo come, anche come su Pornhub. Pop star e fare nei frigoriferi. Esatto. Sarebbe un grande never stop, guarda. Never stopping. Esatto. Il frigorifero che fa i podcast di Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia e la settimana prossima anche una casa editrice che troverete a Lucca. Yes! Allo stand di Alleanza Games con i suoi primi due giochi che sono Clotos e Gattai, quindi venite a comprare il manuale e prima, il 22 settembre, potete venire a provarli alla casa dei giochi USM di Sesto San Giovanni dalla mattina fino a tarda sera. Tarda fino a che io ho voce per parlare, sostanzialmente. A parte questo, Fumble è un podcast di QWERTY.it, che è il più grande network di podcast in Italia, e potete fare delle donazioni a QWERTY per continuare a essere sempre più figo. Ad esempio, grazie ai due che questa settimana ci hanno fatto delle donazioni apposta per comprare dei manuali che sono stati comprati o pregiati su Kickstarter. Si può sapere cosa sono? Sono uno Augusta Universalis e l'altro City of Mist. Edizione special, perché l'abbiamo fatto subito. Quindi grazie a tutti quelli che hanno fatto delle donazioni. Se avete già fatto delle donazioni e siete già anche soci di QWERTY, potete comunque lasciare delle recensioni, condividere il video, mettere like, dirlo ai vostri amici. E non dimenticate che se diventate soci potete accedere alla Fumble Board, che io sto usando anche col mio gruppo di brutto, per perché bello, aggiungiamo bella. Spesso delle canzoni, sì. Musiche sottofondo. L'unica cosa che manca alla Fumble sono i tag, ma con calma in futuro. I tag? Sotto la singola canzone. Li puoi fare per selezione, che quello già è buona cosa. E se no poi diventano delle spattaffiate enormi. Sì, chiaro. Stasera torniamo a giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli, dopo tanto peregrinare in altri sistemi. Andate ad ascoltare Coboldi, andate ad ascoltare Black Dahlia e Children of Elfir. Bellissima miniserie. Ah, quella è Spyro. E l'ultima puntata della Leggenda dei Cinque Anelli è finita abbastanza con un cliffhanger. Con una trappola. Sono caduti nelle fasce dei nue. C'è trap. Per chi? Trappola per chi? Aspetta. Beh, anche Xiang fa parte dei nue, quindi. Qualcuno il ninja che non fa parte dei nue è stato catturato dalle fauci terrene del lupo. Perfetto. Quindi la situazione era la seguente: fuori pioveva a dirotto, c'erano fulmini che illuminavano a tratti la distesa di terreno di montagna. E per ricordarmi, fuori dalla caverna dove stavate dormendo, ci avevano rubato della giada e quindi, lo sfigato. E quindi la sera avevamo deciso, prima che iniziasse il temporale, di fare turni finti per fare una trappola. Qualcosa è scattato, è iniziato a piovere temporale. Avete bloccato uno dei vostri avversari nelle fauci della terra. Quello che pensavamo fosse l'unico. Ma non era l'unico ed era quello più debole. Davanti a voi, infatti, c'è Xiang. Che appare in un fulmine. Che appare in un fulmine che avete già visto nelle visioni che gli spiriti vi hanno mandato. E nei film horror. Ecco. E avete visto che non era più in se stesso. Probabilmente usare quella tecnica per viaggiare attraverso il vuoto l'ha corrotto definitivamente. Anche perché lui non aveva più Giada, non ha detto niente a nessuno e ha continuato ad andare. Ma speriamo l'abbia anche indebolito, perché altrimenti no, infatti sarà più forte di prima. Bene. Vabbè. Addirittura dura 30 secondi, lo lascerò solo per l'intro. È come se fuori non piovesse, poi tra l'altro. Però non ci sono, non c'è vero. Sì, sta piovendo veramente. E niente.
Iniziativa, ragazzi miei. Minchia, subito così. Dai. Si inizia alla grande. Agilità. Proprio. Io aspetto un tuo segnale. Tu aspetta il mio segnale e mi serve una matita. Si inizia. C'ho tutto. 10, grande. A rollare. Allora. Questo è un bel 10. 20. È giusto, sei capace. 41. Qui non so se sta sculando Claudio o Simone. Io 20. Come al solito, 17. Ma va bene. No, per me 21. Isawa 21. E la volpe per ultimo. Strano. Strano. In più c'è anche il ninja. È bloccato, ma può cercare di cioè mirarsi. Tu nemmeno tiri, sei proprio ormai sei come i cattivi. No, io aspetto, cioè agisci quando dice il master, cioè, sì. Ormai sei veramente un cattivo, sei una persona orribile, è un come i cavalli. Ormai sei un PNG, basta. Un villain, sì. In realtà sono una scopa, cazzo di villain. Infatti sì, è un NPG malato. Hai perso il PG a furia. Allora, di ricordiamo un attimo come funzionano i combattimenti, perché ne abbiamo fatti talmente pochi che potrebbe non essere chiaro a tutti. Stance. Prima di tutto decidete in che stance essere, quindi che posizione. Questo tutti all'inizio del round, giusto? Attacco, attacco completo, difesa, difesa completa ed equilibrio. E si sceglie in ordine di iniziativa. Così sapete che cosa fanno quelli prima di voi. Ah, carino. Ad esempio, Xiang sceglie di stare nel vuoto, in equilibrio. Mm-hmm. Perché poi fa l'attacco della morte. Qui ci stupra. No, perché è 1 più 1 più il vuoto che è 5. Il ninja invece farà un attacco normale. Nessuna restrizione alle sue azioni. Ida. Non sono io. C'è prima lui. Infatti in ordine da quello che ha fatto di più a quello che ha fatto di meno. Ah, quindi c'ha un piccolo vantaggio. Hai un po' il vantaggio del sì, perché così tu hai il vantaggio di sapere cosa hanno fatto gli altri. E vai, almeno non è la sfiga di solito, perché io sono in tutte le i giochi che facciamo sono sempre ultimo in iniziativa, indipendentemente dal PG che faccio. Sì, anche se faccio il ladro con iniziativa migliorata. E no, io sono l'ultimo a scegliere. Ma non è prima lui? Schifo. Io ho fatto 21. Isawa. Allora, per castare la cosa migliore penso sia attack. Me lo conferma O difesa. Perché te ne buschi tante, quindi defense. Ti conviene defense. Cioè, perché non puoi attaccare, ma puoi lanciare incantesimi. Defense, assolutamente, anche per qua devo stare nell'ombra ormai. E adesso allora sta a Ida. Ida fa difesa completa. E vabbè, ma è questa scelta così. E mica dobbiamo picchiarlo, Xiang. E Kitsune. Ah, ci sta, effettivamente. Kitsune è un nostro compagno. Comunque. Kitsune cerca, vede Xiang illuminato dal tuono. Mi sembra cosa vedo? Xiang, sembra Xiang normale? È Xiang come l'avete visto nella visione, quindi quindi le venate, un po' le vene nere sotto gli Xiang occhi. E ci stanno perculando tantissimo. Allora Kitsune, mentre il tuono rimbomba, si mette in equilibrio cercando di percepire con i kami attorno a sé qual è la cosa da fare. E quindi va in equilibrio. Equilibrio. Il prossimo round c'ho che sarebbe 1k1 più 4. Equilibrio, che è quella che ha scelto anche più 10 di iniziativa. Anche Xiang, hai nessuna azione, non puoi fare niente, però il round successivo hai un bonus a qualunque cosa e hai più 10 all'iniziativa. Non è male. E hai un bonus successivo a un tiro di vuoto più 1k1. Io devo castare. Oh, sì, però difesa a te conviene perché tu hai l'aria buona. Appunto. Io ho una pippa, non mi conviene. Kakita va in attacco con un simpatico 18 e 7 25 e 4 29. Sono io che tiro alto, non siete voi che tirate basso. Se io usassi messaggio, si chiama legacy, incantesimo, potrei chiedere al potrei mandare un messaggio a Xiang in modo che se lui è davvero Xiang lo sente, ma se non lo è, non lo sente, quindi sgamo il fatto che sia o no il vero Xiang.
puoi provare. Non sei sicuro al 100% che questo funzioni, perché non sei sicuro che lui sia posseduto o sia solamente... Potrebbe essere davvero lui, ma... Però potrebbe essere uno camuffato, in quel caso se lui gli dice alza la mano se mi senti, non gli arriva il messaggio a lui, ma arriva Xiang, no? Oppure, che è camuffato ma intelligente, non la alza, per dire, non so. O la alza. Oppure... No, perché non sente il messaggio. Ma potrebbe anche essere semplicemente che sia lui che decide di non alzare, esatto. Non è una compulsione, ovviamente. Esatto. Quindi no, alza troppo, la mano se mi senti. Sì. Troppo rischioso. Funziona fino a un certo punto. Comunque Xiang sta fermo davanti all'ingresso della caverna. Vedete che la pioggia lo sta infradiciando. E Kakita si sposta subito avanti sfoderando la sua katana di legno. In realtà è un tondino di piombo con il bambù. Esatto. E si muove avanti cercando di mettersi tra quelli che sembrano più deboli e Xiang, cioè mettendosi tra Kitsune e Izawa e Xiang, perché non è ancora sicuro di voler picchiare il suo ex compagno, però è pronto all'azione. Interessante. Il ninja cosa può fare per liberarsi dalla tua... O usa l'azione complessa e fa solo quello praticamente per tutto il round, oppure praticamente può muoversi solo di 3 metri usando una simple move, non può muoversi con la free move, però teoricamente può fare quello che vuole. Ok, usa tutta la sua azione per liberarsi. Deve fare un tiro di raw strength, quindi solo puro anello, basta. Con la CD pari a 20, 5 per 4. Difficile. 17. No. Sfiga. 17, ha fatto 2-2, non era così difficile. E... Isao. Quindi puppa tantissimo. Izawa, semplice World of Purity, perché 10 minuti di tempo di lancio. Ok, però così sono sicuro al 100%. 10 minuti di tempo di lancio sono tipo 100 round. Non è che magari sono stato furbo, avevo già iniziato. No, l'abbiamo fatto. Noi ogni volta andiamo a dormire lo facciamo. Quindi c'è già. Ce ne saranno 2 minimo. Perfetto. Sì. Non mio due. Infatti mi sembrava strano. No, sì, difatti io uno di fuoco ce l'ho tolto. Sì, no, okay. l'avevate fatto. Quindi, in teoria, la prima cosa che faccio è vedere se effettivamente ci sono degli effetti di questo. Perché per me è l'indizio fondamentale capire se lui è un vero, è un falso. Teoricamente dovrebbe fumare un po'. Esatto, cioè, la prima cosa che faccio è capire questo. E se sta fumando, per dire, capisco che... Prende danni? Sì. O fuma e basta? Quanti danni? Doveva fare un tiro per provare a entrare, ma immagino che Xiang non abbia quei problemi. E il danno è World of Purity 183. Dipende su che cosa è per entrare. Sicuramente no, prende ma danni. Ma ti sei teletrasportato dentro, quindi se caso sei dentro. Cioè appari lì e c'era già l'area, capito? In teoria si sente questo. Devono avere almeno uno di Taint. Vabbè, immagino ce l'abbia. Ormai sì. Questo qui era per entrare. Ogni round sono ferite pari al Fire Ring più l'Insight. Quindi okay. Fuoco. Mi basta un segnale. Tu che livello fuoco. Sei? 3 o 4? 3. 3 più fuoco. Fire, anche 3, se in realtà 6. Non l'ho ricontrollato. Sì, eri 3 più fire, 3 sono 6 danni ogni round. Con riduzione del danno, se lo sa, visto l'ultima volta gli ha presi. Beh, ma non conta l'armatura, eh. Ah, riduzione del danno da tutto. Riduzione anche del danno dal fuoco? Basta, prende un danno. No, sì, no, vedi con che... uno. È terra per 2. Ah, per 2? Ma mi basta un segnale. A tutto per anche al fuoco? Più si attiva il tatuaggio è una di terra per 3. Io non sopporto. Scappiamo? No, è so, così. Izawa, vedi che sta fumando. Ok. Grido ai miei compagni. Vedi che sta fumando, però ti guarda tranquillamente, no? Sì. Senza nessun dolore. Sì, lancio nessuna smorfia. Di chiarezza della mente, scusa. Più all'iniziativa nell'area, quindi lo lancio a loro. Ok, quindi cioè, gli avviso... Scusa, Claudio, scusa, ripeti cos'è che ha detto? Sta fumando? Sta? Fumando. Sta fumando. Ok, quindi vi ho avvisato, a meno che l'abbiate già visto voi da soli che sta fumando. Fuma! Fuma! È corrotto! Soffia.
E grazie a cazzo. Isawa ha fatto e sta Ida. No, 3K2. Ah, ti devi lanciare l'incantesimo. 8-10. 10. Bravo, 2. Non è possibile che sia 3K2. È il tuo anello. Ti alzi la mente. E tieni il re. Sì, ma non l'hai modificato. No, non l'ho modificato. Perché il tonnello tieni il rank 3K3. Ma io, come vedi, 3K3. Faccio 48 anche senza... I kami sono con lui. Sono i kami che lo volevano. Ida, quindi... ti senti molto più veloce perché senti gli spiriti che ti sussurrano cosa fare. Io sono in difesa. In difesa non puoi attaccare, però... No. Puoi parlare, puoi spostarti. Beh, io mi avvicino piano piano a Xiang. E se sei in difesa completa, devi fare anche il tiro. In difesa completa? In difesa su riflessi diviso 2. Ti puoi muovere il volo di l'azione gratuita in difesa completa. Abbiamo perso un turno e moriremo. Ho capito questa cosa in questo momento. 8, 7, 15, 20. Diviso 2, 10. È il bonus all'armatura che hai. Ok, sì, perché Claudio dovevamo attaccare tutti adesso. Per sopravvivere. No. Uno muore, io scappo. Non sappiamo se è cattivo. Sappiamo che c'ha un livello di corruzione. Per volare bene, adesso moriremo. Ok, come è giusto che sia. Dobbiamo attaccare, basta. No. Ma stiamo facendo mi avvicino, cioè faccio passettini in posizione di difesa. E dico: Xiang, sei tu? Ma tu hai sentito quando urlavo "è corrotto"? Certo che l'ho sentito, però devo verificarlo. Sì. Se è stato corrotto da meno di 8 ore posso aiutarlo. Xiang? Non risponde. Mi guarda torvo. Niente, siamo morti. Kitsune, sta a te. E vabbè, allora... I don't get no! Sei la nostra ultima risposta. Speranza. Cioè mentre i kami assorbo le loro energie. Basta coi kami. Mi velocizzano, ammazzalo. E tutto quanto. Fai non posso, ho fatto equilibrio, non posso fare azioni. Quindi posso solo parlare. No, se è il tuo nuovo turno. No, non è il nuovo turno, è il mio primo turno. Ah, scusate. Lui è l'ultimo, quindi. E non puoi. Scusate. Xiang, quella cosa è con te? Tuono. A chi sta? Sta a Xiang. Ok. Fai qualcosa. Ma scusa, questa è la fine del round? Sì. Fai qualcosa! Sono in equilibrio! Se adesso corre e uccide uno, scappo. Non puoi castare qualcosa. No, in equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10 è Kakita. Però Kakita dovrebbe avere un po' di più, se messo avanti in mezzo. Io ho cosa? Dove cazzo... Concordo che dovrebbe essere. Si è messo davanti in mezzo, tipo 1, 2, 3, 4 Kakita e gli altri divisi da di noi. Sì, ha senso. Comunque 6. Comunque 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 Kakita. 6. Vabbè, allora però, che cazzo. Magari ti manca. Non riuscite nemmeno praticamente a vedere che cosa stia succedendo. Perché Xiang sparisce e si sente solo. Nuovo lampo, non c'è più. Guarda, 2-10 per colpire. Vabbè, ma non hanno fatto niente i miei compagni. Io almeno ho castato. Sì, cosa hai fatto? Ho castato, vi ho dato iniziativa. Vi ho detto che è corrotto. Wow. Cosa dovevo fare? L'abbiamo visto tutti. Vabbè, va anche giocato. Uccidilo anche in un colpo solo. Certo, allora scusa, ho sbagliato. Dovevo ucciderlo in un colpo solo. Prossima volta. Anche tu, Sono fallito. 6K3. Hai fatto iper? Quanto hai fatto? Più di 50? Ho fatto quasi 60. Vabbè, okay. Io... Stavo per dire quanto hai in difesa, ma... Non però ero in difesa. Sì, ma avrai difesa. 30 della larga, 60. Ma... Mi spiace per te, in difesa hai un bonus all'armatura pari a aria più il tuo difesa. Ok, va bene, che è... Un cazzo. No, io ho fatto 58. Difesa, aria è 3, più difesa 2... 5 la tua classe armatura 20 25. Oh, guarda, un 10 sui danni. Molto bene. Sì, però non divertirti così, è sadico. E beh, certo che è sadico. Allora, 1, 2, 3 più 1 K1, quindi più 4 8. Più 1 K1 29 più 8 fa 37. Quindi non 5 danni. K1 no. È 4 più 1 37, quindi... tu non hai riduzioni?
perché sei nudo. Cazzone. Quindi vai a scalare 10, 14, 18, 22, 26, 30, Cripple. 34. Vabbè, sono giù. Sì. Vedete che è proprio due pugni o uno? Uno. Uno. Pugno normalissimo! Seraffica di pugni normali! Ah, il primo! Buffetto! Io sono giù, io avevo detto che finiva così. E tanto che facevamo, eravamo giù, eri giù uguale, quindi... Vabbè, però... Comunque è davvero tanto Saitama. Il segreto finale. One Punch Man. Sì. Che cazzo sei? One Punch, sì. E dato che per lui fare un attacco è un'azione semplice, il secondo attacco... Lo farà su. Beh, ma azioni semplici ne hai due? Sì. 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 Può attaccare due volte. Kakita è sempre tranquilla. I primi 5. Poi. 6, 7, 8, 9, 10? 8, 9 tu stai interpretando. Ah no, sì, è Akuseki. In questo momento. Che è rannicchiato in un angolo e lo vedete che sta soffrendo. Stranamente. Xiang, fermati! 9. Ida. Presente. E quindi non posso fare la mia mossa da due round. Perché non ce li abbiamo. Potrebbe non averti preso, però. Ah, però c'era anche quello del... Quanto fai in difesa completa? 10. Io ho 20 di bonus all'armatura, 20, 5 di riduzione, più l'anello della 20 terra, di bonus all'armatura. Sì, più 10 normale, completa. Più il 10 di difesa completa. Ho fatto 39. Non t'ha preso? No. Non l'ho preso. Dimmi come blocchi il pugno di Xiang, perché lo voglio sentire raccontato da te. Ok, quando lui carica il pugno, io, dove lui dirige la direzione del pugno, faccio scivolare il martello in avanti e gli blocco il pugno col martello. Nice. Kakita, che a questo punto attacca. Eh sì. Aspetta, un nuovo round? Sì. Io ho più 10 di iniziativa. Sì, infatti sei subito dopo Kakita. Ok. E anche... Vabbè, io che altro aveva fatto equilibrio? Perché... No. Ho subito questo trauma. Ah, se volete cambiare stance lo potete no, fare. No, se Xiang ha fatto equilibrio allora non doveva attaccare. Ha fatto equilibrio il round prima. Il round prima l'ha fatto. È passato già il primo round. Ah, adesso round. È passato ed è diventato il primo in iniziativa. Era già il primo in iniziativa. Ah, ok. È ancora più primo in iniziativa ed ha attaccato. Okay. Se volete cambiare stance lo potete fare a inizio round, ovviamente. Sì, io cambio stance. Io vado in... difesa. C'è un cazzo. 10. L'unica cosa posso fare in campo. Non fai fare in campo. No. 30. Solo azioni di attacco. Sull'umili. L'ha colpito. Grande Kakita. Tira 6 che fa 4. Grande Kakita. Piace Kakita. Sono minimi? 10 di danno. Bravo! Mi vai a vedere. Allora, questi sono 12, 22. E devi fare 30, normale. 32 danni. Attenzione. 10K10. Quanto aveva di riduzione Xiang? Senza aver fatto nulla di strano? Senza aver attivato il Kyo? Niente. Ah, okay. Se non ha attivato il tatuaggio della montagna e non ha attivato il Kyo, niente. Ok, il tatuaggio della montagna è quello che gli dà riduzione terra. Per 2. Sì. No, terra. No, terra e basta. Il Kyo. Infatti, attiverei il Kyo. Fossi beh, io, attiverei il Kyo. Attivato il combattimento. Sì, sì, sì. Perché tanto interna. Lo puoi accendere gratuitamente, no? No, ne posso tenere attivi 4. Interna le, la riduzione del danno. Quindi 10. Quindi vedete la spada di Kakita arrivare con tutta la violenza di cui Kakita è stato capace. Tipo colpo di frusta poi. Sulla tempia di Xiang, che rimane quasi immobile. Rimane proprio solo un attimo spostato dal colpo. E continua a guardarmi come se nulla fosse, perché non è ancora nemmeno ferito. Sì, poi, chissà. Poi il primo grado di ferita non subisce mai. No, sta a Kitsune. Xiang, fermati! Non costringerci. Mi è entrata l'acqua dalla pioggia. Non costringerci a morire! A fare questo. Esatto. Io faccio due. No, faccio un tot di passi indietro, il massimo esatto. Che riesco a fare. Dico, Ida! Kakita, tenetelo occupato! Se ce la fate, incrocio le mani, inizio a mormorare una cantilena e lancio un incantesimo. Ci provi? Sì, beh, è semplice, è di... Quando vuoi,
È livello 2, quindi devo chiedere un raise, quindi è 20, ma tiro 6k, no, di più, sono 4, 7k6, perché c'ho anche un 1k1 dell'equilibrio di prima, più 4, quindi 7k6 più 4, sì, 20, strapassato. E si vede intorno a me, si inizia a intravedere lievemente un'aura nerastra, che è quella del vuoto, e viene assorbita interamente dal mio corpo. E per un minuto posso spendere cioè quanti punti vuoto voglio, anche in una botta sola. Ok. Brucia il tuo cosmo. Sì, sto bruciando il mio cosmo. Ida. Kakita l'ha colpito, ma senza grossi risultati. Però tu sei anche riuscito a fermare il suo colpo. E Kakita ha una spada di bambù. Sì, io usiamo il duracciaio. Io ogni tanto chiaramente continuo, quanto me lo permette la free action, a dire, a urlare, Xiang, fermati. Ok, io direi che attaccherò. A questo punto. Xiang, ferma! Pessimi tempi. Sì, l'ho abbassato. Vado in attacco. Faccio attacco totale o normale? Facciamo attacco totale, via. Quindi... sono stato utile. Allora, io provo... Aspetta, tu ci hai dato un bonus all'iniziativa, già ce l'hai disegnato? Sì. Allora, ve l'ha segnato fisso quello. 4, 5, 6. Tanto l'incantesimo 7, dura più del combattimento. L'incantesimo tuo dura più del combattimento. Pessimista. 7. E io okay. Volevo fare. Quindi, faccio doppio attacco. Se non lo uccido sul colpo, sono morto. Col martello. Come? Non è scappato. Non lo so. A piedi. Io scappo, voi no. Ritira l'1. Sì, sì. 2? Un altro 1. Allora, primo attacco, temo che andrà malissimo, perché sono 7, 4, 11 e 8, 19. Pochissimo. No. Chiami non ha tanta difesa. Secondo uno. L'ho preso o no? No, no, l'hai preso di 1. Secondo attacco. Oh, adesso ci cominciamo a capirci. Ok. Questo preso. E questo. 19, 8, 27, 8, 35. Ok, quindi danno, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono sempre 7. Ok, bene, quasi 40. Ventotto. Oh, bentornato, Lore. Belle vacanze, passate bene. Perfetto, sì, sì, sì. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, oh, ragazzi. Bella. Dai, non sei morta al primo punto. No, adesso io tanto sparo sta cosa e poi ti lancio una cura. E questa martellata vedi che sbatte Xiang contro la parete. Ha subito una bella legnata. Quanti danni gli hai fatto? 28. Nice. Meno 10. Meno 10, diciamo. Ah, bello. Non è immortale Xiang. No, infatti. Però vi siete dimenticati che c'era anche il ninja. Che è ancora bloccato. È ancora bloccato. No, perché ha usato tutta la. E ha fallito. No, okay, ha fallito, è ancora bloccato. E che Manu sapeva se voleva agire? No, si può muovere solo di 3 metri. Ah, e deve usare una simple action per muoversi. Okay. C'è uno shuriken. Ting. Sì, se c'ha cosa di sé. Se fosse un arciere potrebbe sparare tranquillamente. Se è uno melee deve usare una simple, quindi magari fa un attacco solo. Se può fare due attacchi. Farà un attacco solo. Su di chi? Sul primo che gli capita a tiro, come prima. Loro tanto devono uccidere. Beh, a me non mi si avvicina. Tu sai quale primo? Mi sono mosso di tutto il movimento. Li divido equamente tra Kakita, Xiang no. Sì, Akuseki e Ida. Il 10 lo ritiro. Su Kakita.
sì, 7K3. Di che? Il rank. È un ninja. Vabbè, di che? Di che arma? Di 30, 60, i Kuki Kunai? No, i Kurigama Sama. Kurigama Sama, il falcetto. È il falcetto. Che non ricordo mai come diavolo si chiamano. Allora, ne tiene 4. Questi sono 4. E lo colpisce più che ampiamente. Non era il Kama, è il, l'altro. L'altro. Okay. Che sì. Qualcuno tipo Killer Cereali, che sicuramente ci sta ascoltando, sicuramente ciao, Luca, se lo ricorda. Confido in te, Luca. Le voci nel vuoto. E fa 6K3, quindi gli fa 16 e 7, 25 23. Danni. 23. 23. Minchia. Il povero Kakita. Che non ha armatura. Aia. Vabbè, va a 2 punti ferite della prima, stance. Mica hanno tutti i tuoi punti ferite. No, esatto. Sì. Aveva 5 di terra, ma l'ultima volta l'hai detto. Lui sì, in effetti. 183, 6, rank 3. Kitsune, no, hai già fatto. No. Kitsune, però, visto che in teoria era la mia iniziativa dopo, c'è solo che dico: Xian, fermati. Poi tenetelo fermo. Poi penseremo a come salvarlo. E quindi non c'è più nessuno dopo Kitsune, perché l'hai già fatto. Ricomincia. Io mi metto in difesa di nuovo. Qualcuno di voi vuole cambiare? Lo prenderò per un no. No, no. Xiang, vedete che si lancia. Questa volta sembra proprio che non ci sia più nulla di Xiang, di quello che conoscevate. Perché nonostante i suoi movimenti siano veloci, come li avete sempre visto fare, si sta lanciando quasi come quella bestia non morta che avete visto sulla riva del fiume. E si mette in attacco completo. Quindi sarà ancora più facile colpirlo. Se si sopravvive. Se sopravvivi. Li ridivido uguali a prima. Il 10 lo ritiravo. Il 7 su Akuseki. Minchia. Male. Ciao Akuseki, è stato bello conoscerti. Mi sa di sì. Quanto aveva i punti ferita? Akuseki è un cortigiano, cazzo. Akuseki ha gli stessi punti ferita di Izawa. Vabbè, allora magari un cazzotto può sopravvivere. Lui è morto con il cazzotto. Vabbè, prenderlo la sì, vabbè, preso con abbondanza. Preso abbondante. Serve un'armatura. 3, 4, 5 e 6. Puoi mettere armature da Shugenga? No. Ah, ecco. Cioè, le puoi mettere, gli spiriti poi sono un po' più resti. Sì. Magari c'è un incantesimo che ti fa. Questo è un 10 danni. Signori. Ciao. 15, un danno. Vabbè, ma te non hai 23, solo delle 8 ore. Mi puoi invertire. Non la morte. L'unica cosa 4, che. Ah, sì, 23. 27 più 8, 36. Se lo fa a pezzi, ma non è morto. Morto. Sì. Akuseki va a terra. Perché qui, in questo gioco non è che muori per le ferite, perché vai out. Non è che muori in Però devi dopo c'è non è morto. Devi darti il colpo di grazia. Okay. Con il primo attacco. E con il secondo o Kakita o Ida, perché tu sei ancora indietro. Kakita. Minchia. 3, 6, 7 e 8. Direi che l'ho preso. Tanto. E che non fa neanche gli increase damage. No, non serve. No. Non con i tiri che faccio io. Ok. No, beh, dai, gli fa male, ma bene, potrebbe sopravvivere. 10, 29 danni. È ferito. Va. È a meno 52. È a terra anche lui. No, sì. È al terzo stance. 25, 30, 40, 50. È ferito. A meno 15. Ha una difficoltà di più 15. E sta a Izawa, che è andato giù. Ma perché non c'è più il 10 di iniziativa, no? Era solo per un round? È solo per un round. Quello dell'equilibrio? Sì.
Sì, sì, è solo per un round. Ah, ok. Come scritto master, sul foglio ricordo di riassunto delle regole che gli ho dato. Non ce l'ho. Ah, Pietro ci inizia per un round, ok. Grazie anche. Ida, alla fine di questo round... Come prima. Se vi state chiedendo perché Simone è qua, se Xiang lo uso io... Alla fine di questo round, se sopravvive qualcuno, lo scopriamo. Perché funzionerò così. Alla fine di questo round sopravvive per forza qualcuno. Che magari vi ammazzate tra di voi per sbaglio. Ah, okay. 18, 11, 29. Preso per colpire. Anche il meno 10 perché ha fatto attacco completo. Ok. Ma c'è anche per quello che si è preso il tatuaggio della montagna, perché sapeva di buscare come un cinghiale. Allora, 18, 9, 9, 18, 18, 18, 36 danni. 26. Buono. Sono... Potrebbe decidere di spendere un vuoto per ridurre i danni di 10, io te lo dico. Perché tanto i vuoti non li usa più. Secondo attacco. Non ha più punti vuoto da spendere adesso. Ah, cazzo, non gli estima neanche la finisce, quindi. Andata di lusso. Io urlo a, a Kitsune piangendo. Questa storia finisce qui. Forse a 10 di classe l'uno. Armatura. Sì, 10. Forse un cavolo, l'hai preso per dai forza. Quando, no, quando ritiro l'uno, rifaccio uno per coerenza. Io non te lo dico più, ora te lo indico. Quindi 12, 22. Preso abbondantemente. E... 10. Non l'ammazzavo. No, gli uno non si ritirano sui danni. No, ma lo ritiro, era l'esplosione. 10. 10. Scusami, scusami. 6 e 5, 14, 20, 25 danni. Ma perché K3, scusa? 15, quindi. Perché io c'ho le abilità che... Ah, figo! Cioè, sul martello. Figo! È Ida. È Ida, cazzo, sembra giusto. E lo vedete crollare a terra. Ma anche a terra vedete che sta cercando di muoversi. Come se qualche cosa lo stesse... Io minchia, già è andato giù. Minchia, gli avete fatto, lui da solo gli ha fatto 70 danni praticamente. Io lo tengo giù 100 quasi. Dici, ma io lo tengo giù col martello. Cioè proprio. E vedi che si sta agitando, ha le ossa rotte perché gli avete spezzato ossa tra le martellate, le spadate e tutto il resto, le ossa sono spezzate. E nonostante questo sta cercando di... Mi hai fatto spezzare. No, scaglialo sul ninja, oh, quello è invasivo. Ah, c'è il ninja, adesso il ninja viene verso di te. Quindi sei anche fuori gioco? Sei anche fuori gioco. Io apro la mano e compare il mio spiritello del fuoco. Cioè, non ce l'avrei fatta, la volpe non ce l'avrebbe fatta a lanciare questo incantesimo in maniera così forsennata su un compagno. Ma tu non sei un compagno. Okay. Tiro fuori la enorme pergamena che è sulla schiena srotolandola. Fai il più veloce possibile. Spendo 4 punti di vuoto. Il mio spiritello si ingigantisce. La pergamena brucia. Ok. E io torca prima al ninja. No. Sì. E mentre io sto lanciando l'incantesimo. L'incantesimo di Roberto. Vabbè, no. No. Va bene. No. No. E sto iniziando a recitare l'incantesimo puntando il dito verso il ninja. Prende la 23. A chi? A te. No, non può venire da me. Come fa a prendermi? Ah, è vero, perché è ancora bloccato. Già. No, fermo, è ribloccato solo due turni. No. È terzo turno questo. Perché è bloccato due turni? Ha detto che cinque round dura. Cinque? Bene, avevo capito due. Cinque round. Guarda un secondo, è pagina... Bloccato. Cinque round comunque, 176. Posto? Ma no, io ho sentito due, niente. No, a me mi servono due turni per fare tutto. Sì. Posto. Fermo lì, Oh. E vabbè, e ti lancia degli shuriken. Sti cazzi. Il tiro tanto era lo stesso, prende la 23. Che ne so, aspetta, giusto, ero in difesa. No, in difesa, non ce la fa. Però difesa c'è poco, Allora, difesa... Hai 20 di base. Di base tutti? Cos'hai, aria 3? Mi sa che 25. Aria 3. 25 non più l'ho mai usata. 3 di aria perché sei in difesa più defense. Ma dai, in difesa. Anello di aria più difesa mi dà un bonus all'armatura. Sì, che di base i tuoi riflessi per schivare è 25 perché c'hai 3 di aria. Quindi per 28. 5, 15 più 10 di quindi base. Quindi avrei 25. 28. Difesa non è niente.
abilità difesa. Intanto sì. È 28, basta per schivare. Sì. Basta. Ok. È inutile allungare. No, gli shuriken prendono fuoco quando si avvicinano verso i mezzi, si sciolgono. Sei caldo. No, no, ti scaldi. L'aria diventa più calda e devi gli shuriken. Estate. Finisco di recitare, punta dito, Jigoku no Kosen! E provo a lanciare, prendo 4 punti vuoto. Fiamme del Jigoku. Raggio infernale, raggio inferno, bello. Sì, però si traduce, il traduttore mi dà Jigoku no Kosen, figo. Allora, sono 4, 5 perché sono amico degli spiriti del fuoco, più 4 punti di vuoto, più 4 del mio rank, e sono K8. Aspetta, quanti dadi sono? 3... 6, 9, 12, 13. Allora togli 2, 1 diventa 10, K9 più 2. E di regola. Hai danni? No, è no. Al tiro. Ah, okay. Se superi i 10 dadi, se ci sono 2 dadi in più, chippi uno in più. E prendo 6 raise per lanciarlo in un round. Quindi sono 30 più 1 di 30, la CD è 60. È fattibile. 10K9 più 2 è fattibile. C'è anche l'Aki. Questo mi sa di no perché non c'è neanche un 10. Sì. Sono 20, no. L'Aki. Dai, cazzo. Ma il vuoto non lo puoi... Dai qualche 10. Oh, 1. Minchia, che merda. Non c'è una cosa che puoi ritirare di 1? No. Ah, peccato. Non è un'abilità. Minchia, 5-1 hai fatto. 4-1. Aspetta, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Però uno lo ritiro e mi sa che non ce l'ho fatta. 17, 26, 30, 41 e 9, 50. E la CD è di sesto 30... 60, vedi? 60. La chi? Non posso usarlo, mi sa, due volte per lo stesso dio. Ma sì. Bruciato cosmo, scusa. Esatto. Questo è meglio. 9, 16, 23, 31, 36. No, devo fare almeno un paio di... 43, 53... Ciao, 57. Veramente? Sì. Se ho contato bene, 15, 20, 27, 36, 40, 47, 57. Ma e uso l'ultimo laghi. Tanto ho speso tutto. Sì, perché non ti è uscito neanche un 10. Oh, qua ci sono 4 10. Che cazzo? Adesso credo che funzionerà. Stavolta sì. Tira questi 4 e guarda che cazzo esce, così siamo sicuri. 1 1 1 1. 9 9 6, ok. No, è uscito. Il raggio parte, però è talmente grosso che inizia a deviare. No, fortuna dei kitsune, devia di nuovo sbagliato. No, no! Un ubriaco che dirige un incantesimo. 3. In realtà è perché è troppo potente. Se è troppo potente, faccio fatica a tenerlo. Boom! Ok, ha distrutto il tempio del ragno da qua. Anche perché tengo K10. Appunto. Ah, bene. Questi sono 20 danni. 60. 20, 60. Questi sono 10. 60, 60. 84, 89. 89 danni. Lo atomizza. È sparito il nido. No, così forte. E quelli che erano davanti, quindi Kakita e Ida, mi fanno un tiro di riflesso perché sta sparando un Ion Cannon davanti. Ma lui verso il ninja la sta sparando, mica verso il ninja. E il ninja era fermo sull'ingresso della caverna. Oh, cazzo di merda. E ti dirò di più, lo sta sparando facendo così come il Ghostbuster. Sì, per è tipo, in realtà dovrebbe essere un raggio perfetto, lineare e sottile. Il mio invece è tipo quello dei Ghostbuster. Sì, è il cannone 13. Di Ghostbuster. Che Kita ha fatto tanto. Riuscite all'ultimo a buttarvi a terra. E finisce, lui continua. Si è finito da 3 secondi. E in questo momento il lampo illumina un'altra figura sull'uscio della caverna che non riuscite a identificare, ma sembra abbastanza agile e scattante. Io sono tipo in ginocchio con il Kami che è tornato tipo dimensione coccinella, quasi, che sparisce. No, un altro.
Mi appoggio col gomito per terra mentre fumo lievemente. Vabbè, io sono in piedi sopra Xiang. Xiang sta cercando ancora di muoversi. Senti che non ha più un battito. Mm-hmm. Perché adesso ti sei dovuto buttare sopra. È freddo come la roccia. Non ha battito. E sta continuando ad agitarsi. Quindi è morto. O è morto o è qualcosa di molto vicino a un morto. Vabbè. E questa nuova figura che si è palesata davanti all'uscio. Kitsune-chan! Siamo morti! E questo è l'inferno, dice Kakita. Oh, così tragico tutte le volte. Ci ho messo così tanto a raggiungerlo. Sta bruciando? Okay. Siamo a fare iniziativa? Sì. Ah, io subito appoggio una mano. Fuma? Sto fumando, infatti. Io appoggio una mano. Mi vai a vedere pagina... Scusa, 189? Su lui che è per terra. Ma che è successo qua dentro? E su Isawa. Ci abbiamo le lenti. I cammi dell'acqua. Aiuto il mio compagno. Rise! No, allora, quello sono di non morto. Visto, su, dai su. Visto che non c'è acqua qui e mi piace comunque fare gli scherzi. Non c'è acqua, piove. Fuori sono nella caverna. Io prendo la borraccia di Zawa e gliela rovescio tutta in faccia. Cioè, mentre lancio l'incantesimo usandolo come... Minchia, ragazzi. La poca acqua pulita che avevamo non corrotta, lui l'ha persa in faccia. Oh, ma tanto c'è fuori, certo, le piogge acide delle terre. Era Kitsune, mi mancava. Mamma mia. Allora devi provare a lanciare CD. L'incantesimo è di terzo, quindi è 15-20, però poi dura fino a concentrazione, quindi volendo se rimani lì lo curi del tutto. Passato. Quanto cura? Vabbè, cura un cura acqua più il tuo livello ogni round finché okay, rimani concentrato. Rimango concentrato mentre l'acqua che ti ho versato in faccia okay. Inizia piano piano a sigillare le ferite. In realtà c'è tipo un cratere nel petto. Nel petto, sì. Ma sì. Su uno o con su finché uno. È concentrato? Su uno e poi lo devo rifare. Dopo, quando lui è abbastanza sano, esatto. Vado su Akuseki. Mm-hmm. Ok. Sì, poi c'è anche due dell'acqua. Tanto l'acqua non la uso mai. È ferito un po' bello. È ferito? Massimo. Molto. Però lo uso tutti e tre, ci metto okay. Quei quanto qualche minuto. Beh, ma sì. Lo passo a tutti e tre e mi tolgo i tre di acqua. Non vi preoccupate, riferite, che diavolo ci fa qui Wao-san? Ora, che diavolo? Te l'ho detto, siamo all'inferno, questa è la nostra punizione, oltre ad Akuseki che adesso... Oh, cacchita! Ma Xiang non può entrare all'inferno, è un monaco. Perché Xiang dovrebbe entrare lì? Xiang. Che cazzo ci fa Xiang per te? Che era un monaco. Come al solito, Iwao-san arrivi sempre al momento in cui sei più utile. Perfetto. Mentre amministro le cure a loro. Ah, e come al ottimo solito, lavoro, l'ironia per te, Iwao-san. Quindi mi sveglio. Bravo, finisci il tuo lavoro. Appena ti svegli senti un dolore fortissimo perché hai tutte le ossa del petto frantumate, probabilmente qualche organo bloccato, fai fatica a respirare, però... E tossisco sangue, ma questo lo aggiungo io perché mi piace. Ogni 10 secondi... Però senti che i kami stanno continuamente percorrendo il tuo corpo, risanando le tue ferite, riparando le ossa rotte e... Mm-hmm. Vabbè, ho medicina, me la auto-infliggo. Ti auto-infliggi una ferita, fantastica. Cosa ci fai effettivamente qua, Tsurushi? Beh, non ho vostre notizie da non so quanto, dopo che Akuseki mi aveva lasciato da... Legate Xiang prima di sentire la fantastica storia di Wao-san. Xiang che il peso di Ida sia sufficiente. Xiang è morto. Come è morto? E allora fai a pezzi quella cosa. Chi è riuscito a uccidere Xiang? Credo si sia ucciso da solo. Esatto. Eh? Noi abbiamo solo finito quello che era il simulacro del suo cadavere. Di nuovo? Kitsune sta per fare una battuta, ma si ferma e la pensa solamente. Fa, questo è quello che ti meriti per aver rubato il cappotto di mio padre. Ci sta. Però poi non la dice ad alta voce. E non c'era il cappotto di tuo padre. Chissà dove è. Indossa il mazzucca. Gli dirò che Xiang l'ha rubato e io l'ho ucciso. Il nostro buon amico è finito per essere ha finito per essere vittima della corruzione. E abbiamo dovuto combattere le sue spoglie inferocite che adesso cercano ancora di muoversi anche se la vita lo ha abbandonato. Un burattino come Arbaiushi. Un altro amico perso per colpa del Mao. Del Mao?
Sì. Perché dite nel Mao? Perché... Ah, sono stato un po' informato sul Mao nel frattempo, sai, ho ripercorso i vostri passi. Vado da Xiang. Xiang ultimamente... Che cos'è? Che è successo? Perché io ero svenuto, quindi non capisco, lo osservo. Allora, vedi che le ossa del suo corpo sono tutte spezzate. Tutte no, ma la maggior parte sì. E... è freddo come la roccia sotto la pioggia, ma il suo corpo sta comunque cercando di muoversi. Contorce. Come se qualche cosa dentro, e tu lo sai, okay, perché sai, l'hai visto. Sapienza magica può essere utile per capire, cioè io vorrei sostanzialmente liberarlo, o comunque onorare quello che era Xiang nel modo corretto, quindi tiro. 7, 14, 20, ho fatto 20 per cercare di capire come si fa a estrarre quella cosa dal simulacro di Xian. Allora, qualsiasi cosa sia, perché potrebbe anche essere un pericolo per altri. È molto probabile che devo estinguerlo. Sta ancora bruciando? Sta bruciando, ma non a sufficienza da... Perché se adesso è entrato nella caverna c'è anche il mio di sigillo. Il mio ne fa parecchi di più. Il Kyo è disattivo, quindi non ha resistenza d'acqua. E anche perché sono i suoi più altri 9. È ancora in grado di parlare questo corpo inerme? Non lo sai perché non ha parlato neanche prima, quindi... Mi è tenuto a questo? Ma ti rendi conto che quello che avete davanti non è come... Bayushi. Né come Bayushi, che comunque era ancora viva quando... E anche piena delle sue facoltà mentali. Esatto. E non è nemmeno come quel non morto che avete trovato però al fiume. Mm-hmm. È freddo come quel cadavere, però tu che sei abituato ad avere a che fare con cose... Che non dovrei toccare. Che non dovresti toccare e che ti sei studiato il Mao a esatto. Punto. Ti sembra quasi che l'oscurità strisciante sia entrata dentro Xiang. Quindi non è la corruzione delle terre d'ombra. Prende danno anche quello. L'oscurità. È l'oscurità stessa. Chissà che cosa mentre, è successo. Mentre lui sta esaminando il corpo, io gli dico: ehi, wow, Xiang, le terre d'ombra hanno avuto uno strano effetto su di lui. Ha iniziato a isolarsi. È iniziato a... Isolarsi è sempre fatto. Quindi. Sì, ma ha iniziato a pensare che non aveva più bisogno dei Nue. Ma per non mettere in pericolo nessuno, i lupi. Ah, non mettere in pericolo nessuno. Abbiamo capito robe? Ah, va bene. E essendo ormai convinto di riuscire a farcela da solo, qualsiasi cosa lui volesse fare, grazie a un nuovo potere che ha acquisito, è andato da solo direttamente al Tempio del Veleno. Potrebbe essere associata a un kami. No, anzi, da non quello che sai niente. Tu, l'oscurità è lontana, non è neanche l'opposto, è semplicemente l'assenza sia dei kami che degli spiriti malvagi, che del drago del vuoto, è tutto quello che rimane una volta che non c'è nient'altro. Tu che te ne intendi? Come posso queste cose? Da quanto tempo è posseduto da questa cosa? Avremmo visto se fosse stato posseduto da tempo. No, riesci a capire se può essere più di una mezza giornata? No, posso provare a fare. Perché in quel caso potrei essere in grado di liberare il suo corpo. Ovviamente o conoscenze, o niente, sapienza magica, o... lore, teologia, non so qual è la cosa mi posso aiutarlo? Magica. No, dandogli un raise. Nel Legend of the Five Rings non ci si aiuta. Però io l'incantesimo contro la cosa strisciante. 9, 15, 19. Ah no, questo è un 9. Sì. Quindi invece del 4, 15 più 9. Più 5. 24. 24. 24 in tutto. Ti sembra che la corruzione sia... da qualche giorno nel corpo di infatti non più di qualche giorno è solito amico qualche giorno non tantissimi ma più di una mezza giornata. Comunque faccio segno di allontanarsi a Ida. La droga dei poveri vicini potrebbe diciamo. Essere pericoloso. Apro il gas e si fanno lui, di brutto. Potrebbe contagiare altri. Va bene, dobbiamo trovare il modo di estirparlo, di distruggerlo. Io penserò a proteggere noi nel frattempo. Va bene, e cioè, lancio il cantesimo. Io mi faccio indietro, che sia il fuoco male. Che sia pregoncato, è morto, distruggerlo completamente. È probabilmente morto da qualche giorno. Vabbè, io lo chiedo a chi è esperto, sia chi anche sicuramente questo. Bene, c'è dategli fuoco. Da estirpare, dategli fuoco, se non c'è un corpo si estirpa. Potrebbe non essere così semplice. Fate voi.
Oltretutto questo non sai chi sia, è un tizio che è arrivato qua. Esatto, giusto. In più non sai neanche chi sono. Cazzo è questo? È una lunga storia. Aider sa che è? Lei non sa chi sono. Ovviamente. Bene, Tsurushi, dietro io... di quanti siamo? Quanti siamo ora? Vieni con me. È uno Tsurushi? Sì. Che sei? Si tratta? Ma mi hanno dato la borraccia con la giada, ma se ho tolto l'acqua non so sa che è. Come sei vestito? Provo, prendo 5 mesi. Allora, rispettando il costume degli Tsurushi, ha un'armatura praticamente come il cuoio borchiato. Okay. Ha un arco sulla spalla che vedi già teso da un lato. Okay. È già con la corda messa da un lato. Poi ha l'armatura, vestiti sul verde, e una tunica che però è molto chiusa perché è una semi fra una tunica e una cuoio borchiato. Il clan della volpe è vassallo del clan della mantide. Lui fa parte dei Nue. Devo aggiornare. La volpe deve aggiornare la tua targhetta. E devo fare 40. Con un K5. 2-10. 10, 20. Beh, che non ci si può aiutare, ma se io faccio la tua stessa cosa. È separato, cioè, non lo puoi aiutare. No, però non esiste. Puoi farlo a due persone differenti, così io devo fare meno raise. Va bene. Ce l'hai? Non, costa del corvo? No, io so, volevo fare un'altra cosa, scusa. Ok, e allora... ce l'ho fatta. Tutti avete più 5k5 per resistere alla corruzione. I Mao non vi fanno, vi fanno male, e anche 5k5 per resistere alla Shadow, sì, Light Shadow. Shadow Tain. Ok. E il mio Kami della Terra inizia a fare il verso di un corvo. Stridulo e fatto malissimo e senza tono praticamente. E... provi a sentire più protetti. Posso provare a evocare il Kami del Fuoco e bruciare tutto? Sì, però sai che puoi bruciare il corpo, ma non quello che c'è, non l'oscurità. L'oscurità deve essere purificata con un esorcismo. Bruciare solo il cadavere non servirà a nulla. Come posso imprigionarla in modo da portarla in un posto? È meglio lasciarla nel corpo. Usando la giada. No, nel corpo prima o poi troverà il modo di uscire. Teoricamente potremmo avere un vantaggio. Potrei avere della giada io? Perché? Posso aver corrotto qualcuno, aver convinto qualcuno per darmene di più? Fai un tiro di... Teoricamente ci abbiamo un aiuto se vuoi intrappolarla, perché il... Tirerei tentazione... Il World of Purity? Per convincerlo. 8k6. In teoria il World of Purity è ancora attivo. Ed è... funziona di più sulla Line Darkness. Certo. Niente. Teoricamente doveva fare un tiro salvezza per entrare. Magari riusciamo in qualche modo a concentrare il modo che non possa uscire. Però dura 8 ore. 43. Per farmi dare un po' più di giada, perché devo raggiungere i miei compagni. Hai staccato un pezzo dal castello di giada. Potrebbe addirittura essere. Sì, potrei farlo. Mi serve un pezzo di giada? Come questa? E tiro fuori... È un bel blocchettone di giada. Blocchettone di giada. Sì. Tipo come un mattone. Potremmo iscriverci il marchio e usarla in quel modo. Potrebbe aiutare. Prendo la giada. Fatene l'uso che ritenete più opportuno. E discuto un attimo con... Tanto la mia ce l'ho. Con Kitsune per cercare il modo... Io intanto ti perso. Di creare un simulacro. Che ti vedo provato. Ok, quindi sostanzialmente è una specie di vaso chiuso che possiamo chiudere. Sì, cioè ci incidiamo sopra un paio di World of Purity. Proviamo a... Potremmo provare a estirparlo, ma chiudendolo qui. Mm-hmm. Sicuramente regge più di 8 ore. Ma sicuramente regge più di un corpo con le ossa spezzate morto. Cioè da qua esce prima o poi. Sicuro. Per cioè, insomma, ci applichiamo e facciamo un rito assieme usando la giada sostanzialmente. Io evoco World of Purity, faccio il rituale dentro questo simulacro. Anch'io incido un altro World of Purity dall'altro lato, cerchiamo di farli in modo che circondino la giada. E poi sostanzialmente lasciando però un piccolo spazio prima di sigillarli tutti e due, se riusciamo a tirarla dentro poi chiudiamo. Ma per tirarla dentro chiediamo a un Kami di estirparlo
Oppure hai un metodo. Hanno potere, i cambi della terra di solito hanno potere sul. Ma potrebbe non essere una cosa fisica. Non riesco a capire come farlo a tirar fuori da questo corpo e metterlo dentro. È quello il problema. Cioè, l'idea è buona, ma non capisco come si possa fare. Mi permetto, scusate. Magari toccando. Da dove l'ha presa questa roba? Dal vuoto, avete detto, no? In teoria, se essendo l'assenza di tutto. Non te potete però il cane del vuoto è un cane io e non è assenza. La volpe oggi ha richiesto troppi favori ai cani del vuoto, fino a che non riposerà a lungo e li pregherà sacrificando qualcosa. Non posso fare una roba assurda con Claudio. Assurdo è ho finito gli incagli slot io del vuoto. Un incantesimo che si chiama Claudio, sono l'unico che può lanciare, che significa nascondere un oggetto. Mm-hmm. Cosa vuol dire nascondere un oggetto? Vuol dire che sparisce alla vista di tutti. Mm-hmm. Immagino. Mm-hmm. Ma fisicamente dov'è? Lì. Lo rende invisibile sostanzialmente. Neanche, è che la gente non lo nota. Non lo nota. Ah, quindi c'è comunque. C'è. Però c'è, ma lo mimetizzo. È un'idea questa. Potremmo usare questa tua cosa insieme a un trucco che mi hanno insegnato, che hanno insegnato la volpe, i cami dell'aria. Se facciamo questa cosa, tu hai ancora, sei ancora puoi attingere al vuoto? Sì, cioè sostanzialmente la mia io posso fare illusione. Possiamo far finta che la Giada sia una persona? Sì, cioè tu la camuffi. Era che lui usciva e si ritrovava dentro questa cosa. Cioè, lo so che è assurdo, però se esce da sola, si imprigiona da sola. Io provo, cosa potrebbe attirarla? Io potrei camuffare la Giada in modo che sembri quella cosa. Il problema è che bisognerà instillare un po' di altre energie magiche per poterla rendere credibile. Perché non credo che guardi con la vista. No, infatti. È con questi esperimenti che la corruzione si è diffusa. Scusami, cos'è il... No, continuiamo a farli a pezzi allora. Il contrario della giada, l'ossidiana, quella che è... Mi sembra che sia stata efficace e che anche tu non è che ci sia andato tanto per il sottile. I demoni. Beh, ma io ho colpito il ninja, sì, non Xiang. Non l'hai colpito, l'hai incenerito. Ma non Xiang. Non avrei mai la volpe non avrebbe mai colpito. Ora, Kitsune, no, avrebbe colpito Xiang. Io non ero tanto lontano, ma col dito hai fatto così. Hai girato la mano di... Che ne so, mezzo braccio. Beh, ma era puntato su Xiang. Alla volpe sembrava stupido infierire. Giustissimo, ma non è che non volevi non uccidere Xiang. Comunque, per rispondere alla tua domanda, qual era la tua domanda? La mia domanda era: come facciamo il trappolo? L'ossidiana. Ah, giusto, tira... l'ossidiana. Sì, l'ossidiana, sapete che è quel materiale altamente pericoloso, corruttibile, che è in grado di ferire i demoni, ma è anche usato dai demoni proprio perché è estremamente potente. Pazzo. Su qualunque cosa. Ce l'abbiamo. Avete la spada di Akusei. Sì. Mm. In teoria l'ossidiana ferisce questa cosa. Sì. Quindi l'idea è spada, trafiggo il cadavere. Non in mia presenza e non se stiamo morendo. No, questa cosa l'ha fatta. No, tu sei la persona meno adatta per trafiggere il cadavere con la spada di ossidiana. No, non vi azzardate a sfoderare con la spada. Ma l'ossidiana non era quella cosa che... Sì, è proprio quella. Ah, ok. E se tu non la farei usare a Izawa? Costretta ad uscire. Io non la farei usare, punto. Qualcosa dobbiamo fare, Ida. Il più debole di noi dovrebbe usarla. Non possiamo seppellirlo qua e basta. Sotto questa grotta. Pensate a questo. Se la usassimo io o Ida e impazzissimo, tirarci giù sarebbe più difficile che uccidere Akuseki. Beh, ha ragione. Sentite, ma perché deve morire qualcuno o diventare pazzo qualcuno? È questo che non capisco. Perché non abbiamo modo per liberare quella cosa da Xiang e prenderebbe sicuramente qualcos'altro. Ma perché voi avete speranze di salvare Xiang? Xiang... Non morto. C'è speranza di salvare lui, ma sicuramente rendere possibile il suo trapasso. In questo momento sicuramente Xiang se c'è qualcosa non ha raggiunto gli antenati. Da quel che mi raccontate è meglio che non li raggiunga. Scusate, ma Xiang non aveva un sì, qualche... Xiang si merita un'eternità di schiaffi da suo nonno. Va e bene. Nessuno di voi oserà togliere questa cosa. E su questo posso essere d'accordo, ma lui non ci ha attaccato con un falcetto di ossidiana.
Non aveva un falcetto di ossidiana. Aveva un falcetto di ossidiana, non vi ha attaccato con un falcetto di ossidiana. Ok, quindi non c'è. Appunto. Corretto. Non li ha neanche sul corpo. No, non ha nulla sul corpo. Neanche quindi la giada che neanche gli ha rubato. I due bastoni di giada che gli hanno stati dati, niente. No. Benissimo, perfetto. È tornato. No, quelli erano. Si è anche ancora vivi. Non è più considerato una creatura o è la creatura quell'altra? No, è l'ombra ormai. Quindi non funzionerebbe una lettura del pensiero. Non hai idea di che cosa potrebbe. Magari funziona, però. Chissà cosa trovi. Sono protetto dalla corruzione. Allora, ci provo. Non continuiamo a. Ma una lettura in una mente d'ombra. Ciao. Io torno a bere perché. Anzi, scusa, ti dispiace se vado a bere fuori. Perché se sfoderano quella spada, io non ci voglio essere. No, non la useremo i dati. Stanotte il parere di uno dei lupi conta qualcosa. Stanotte devo già seppellire un amico. Scusate, perché non lo seppelliamo qua dentro? E in caso ripassiamo dopo quello che dobbiamo fare? Sbaglio o dobbiamo andare a uccidere un mausucaio? Stavamo per fermarci a riposare. Abbiamo avuto un viaggio lungo, faticoso. E tu vuoi stare qui, cioè sta piovendo l'ira dei kami. Io sono in un angolo pensieroso che fumo la pipa. Io sto dicendo di seppellire Xiang e dormire noi qua vicino all'oscurità strisciante. Come Gandalf, quando la mia protezione, la protezione della volpe finirà tra un'ora. E non la puoi estendere? No. Ah, chi c'è? Questa cosa lui è pericolosissima. Sì, non possiamo certamente stare ma qui. È anche qualcosa che dobbiamo estirpare dal corpo di Xiang. Ed è anche una cosa che potrebbe essere utile. Ma questo lo dico sottovoce. Notate un'ultima cosa. Akuseki, che già era abbastanza silenzioso nei giorni precedenti, in questo momento sembra che si stia concentrando al massimo. Non sta rispondendo a nulla. Quando avete tirato fuori la spada, facciamola usare Akuseki. Zero? Catatonico? È in meditazione. Non è catatonico, sta meditando, si sta concentrando con tutto se stesso per qualche cosa. E vedete che non è uscito sotto la pioggia, ma è bagnato dal sudore. Okay. Io mentre siamo lì, allora che stiamo ancora decidendo cosa, io gli do la giada. E io inizio a tirare fuori delle tazzine, una teiera, prendo da chi ce l'aveva un po' del tè di giada. Io. E io inizio a preparare. Di fianco a Kuseki, lasciando che tipo l'odore della cerimonia lo aiuti, e poi più per darne un po' a tutti. Io vado a inginocchiarmi sotto la pioggia fuori dalla caverna e rifaccio mente locale sulle mie conoscenze sulle terre d'ombra per richiamare, per vedere se conosco qualcosa relativamente, perché nella confusione e nel loro continuare a cercare qualcosa di veloce per riuscire a risolvere la situazione non riuscivo a fare mente locale. E quindi provo a vedere tra le mie conoscenze se c'è qualcosa che mi dà un indizio su come distruggere. 2-10. Coglioni. Come si dice a Versailles? 2-1, no. Allora, 29, 37, 40, 47. Allora, prima di tutto. E adesso devi inventarlo perché non lo sapevi neanche tu. No, no. Prima di tutto ti rendi conto di che cosa sta succedendo da Kuseki. Mm-hmm. E del perché probabilmente Xiang è ridotto nello stato in cui è ridotto quando è arrivato da voi. Ok. L'ossidiana che fa impazzire è perché ti mette in contatto con l'oscurità strisciante. Ok. In questo momento la presenza di una creatura così vicina all'oscurità strisciante sta probabilmente mettendo a durissima prova la forza di volontà di Akuseki, che si sta impegnando con tutto il suo essere per non essere lui il prossimo a diventare e che in teoria nel piano alla Ocean's Eleven lui è quello dell'ossidiana che dovrebbe ma usarla, quello dell'ossidiana quindi. Proprio perché riesce a resistere, però vedi che si sta concentrando veramente molto, però sta vedendo anche davanti a sé il fallimento di quello che deve resistere. Xiang è stato ridotto così sicuramente dai due falcetti di ossidiana che avrà tirato fuori per uccidere qualcuno, ma era già troppo sbrocco. Più il teletrasporto vicino allo sbrocco totale, e quindi l'oscurità ha avuto la meglio su di lui. Mm-hmm. Fare questa cosa di notte sai che è praticamente impossibile, anche se non lo si impegnano tantissimo dovrebbero probabilmente prosciugare i kami della zona per il prossimo secolo e chiedere tutti i favori che possono chiedere ai kami,
perché di notte l'oscurità è pressoché invincibile, soprattutto dentro una caverna che è un luogo buio. Nelle terre d'ombra. Nelle terre d'ombra. Sì. È 60 rays. È un'operazione senza speranza, esatto. Proprio. Ok. L'unica possibilità che avete è riuscire a resistere almeno fino al mattino. In qualche modo estendere la zona che loro hanno creato all'interno della caverna all'esterno della caverna, in modo che Xiang rimanga contenuto dentro a questo campo, e farlo all'esterno sperando che ci sia il sole che abbia smesso di piovere. Ok. Io nel frattempo faccio la cerimonia del tè. Però questo di chiuderlo nella giada effettivamente potrebbe essere un buon piano. Distrugge la giada, ma distrugge anche la creatura d'ombra. 33 di cerimonia del tè. Ah, quindi non posso portarmela dietro. No. Cos'è che faceva? E liberarla quando serve. Recuperare punti vuoto, giusto? Sì. Sì, ti fa recuperare punti vuoto. Se allora, avete io, speso punti vuoto. Vabbè, io condivido tutte le mie conoscenze con loro. Questo vuol dire che questa notte il consiglio notte, di Ida è saggio. Questa dobbiamo notte vegliare Inoue, sul corpo di Xian. L'unico modo è che questa notte i Inoue dormino sotto la pioggia. Usiamo il nostro potere per usare due sigilli per bloccare l'ingresso della caverna. Sì, e allontanate il più possibile, allontanate il più possibile Akuseki dalla spada. Sì. Akuseki. Teniamo proprio intanto Akuseki. Servo il tè prima a Akuseki. Diciamo, vai da un'altra parte. Togliti un coso di gentilmente. E intanto salutiamo anche Epoca. Ciao Epoca. Ciao, Epoca. Andate ad ascoltare su famosidiera.it. Yes. Akuseki prende il tè, vedi che lo beve quasi in maniera automatica, senza aprire nemmeno gli occhi. Però un po' lo aiuta, anche perché essendo il tè di giada lo purifica e lo aiuta ad affrontare quello che sta facendo. Fino a 5 persone col tiro che ho fatto, perché in teoria di base è fatta per 2 persone, ma però ce l'ho fatta anche con i raise. 5 persone, quindi Akuseki, io il sake. Tu non ne hai bisogno sicuramente. Kakita, Ida e Isawa. Recuperate un punto vuoto. Ok. In più è tè di giada, quindi quel poco di corruzione lo togliete dal vostro corpo in questo momento. Ottimo. E Ida, tu hai chiesto di allontanare la spada da Akuseki. Chi lo vuole fare? Sto più dando il tè. Penso lo faccio anche io. Io una spada d'ossignano non la tocco. Beh, è tutta foderata, no? In teoria sì, anche in teoria sopra il sì. Il sigillo per aiutare a contenere la cosa, però. Va bene. Qualcuno lo deve fare, no? Noi quindi prepariamo i sigilli. Fammi? Sì, tanto se viene corrotto lui. No, lo lasciamo dentro e ce ne andiamo. Non ce ne andremo mai più se viene corrotto lui. No, cioè non può passare i sigilli, quindi ce ne andiamo. Ma sto scherzando. Fortuna lui non può trasportarsi. È il più adatto. Non è il meno adatto. Beh, io non sono nel venire certo corrotto. Adatto, il migliore no. Sarebbe Akuseki. No, scusa la volta. Cosa? Così chi non terra. Sta ascoltando. È a 4. Ah, sì, scusa, hai ragione. E se prendi la spada... Fammi un bel tiro di willpower. Vedi? Secco. C'entra la corruzione? C'entra la corruzione. 5k5. Quindi 9k9. Esatto. Tira 9 e tieni tutto. Mentre il corvo di Alarico 4, 3, 7, 9. Nelle orecchie. Quanto deve fare? Ho fatto anche 2-10. Altro 10. La cosa ossidiana è brutta. Se non sei allenato. 41. No, scusa, 5. No, 41. Più 16, 57. 61, 65, 71. La prendi e appena lui prende in mano la spada. Hai quasi un cedimento, ti riesci a tenere in piedi, però la botta mentale che ti arriva nell'istante stesso in cui tocchi la spada dentro al circolo, aiutato dal loro incantesimo, certo. Con la spada chiusa, è comunque a sufficienza da
darti un colpo. Un grullone. Minchia. E senti centinaia di voci che continuano a sussurrarti delle cose che per te sono incomprensibili al momento. Sai di averle già sentite, sai di averle sentite nei momenti più scuri della tua vita, tipo quando hai deciso di uccidere il tizio, quando hai lasciato che lui bruciasse il tuo avversario nel palazzo del ragno. Tutte le cose peggiori che tu hai mai fatto in vita tua ti stanno sussurrando di rifarle, perché è l'unica strada che hai per vincere. Ok. E questo è costante, non riesci a fatica a sentire le loro voci finché non ti riconcentri e ti riprendi un attimo. Ma anche quando ti riprendi continui a sentire Ida. Continuamente. Ida. Ci sono. Akuseki in questo momento cade a terra stremato. Hai sentito qualcosa? Sì. Hai reagito in maniera strana? Solo per aver impugnato la spada? In questo momento un sacco di voci dal mio passato, dal mio presente. Mentre noi stiamo facendo il simbolo della purezza, io guardo e faccio: come cazzo fanno quelli a vivere con delle colonne di ossidiana nel tempio? Sono tutti automaticamente pazzi. Adesso è il caso che voi, anche Kakita dice di sì. Quando avete finito, usciate. Io mi metterò sull'uscio della caverna. La spada rimarrà dentro, sigillata, e voi state il più lontani possibile. E tu dovrai stare fuori. Fuori dalla caverna, sull'uscio della caverna. In modo da essere dentro il sigillo e contemporaneamente controllare l'influsso della spada. Il sigillo non ti aiuta a difenderti da quello. Vediamo se riusciamo a lasciare una piccola area al centro. Mi aiuta a essere più saldo. Perché non può uscire. Ah, ok. Sì, perché sennò... Se no è inutile. No, aspetta, ti dovrei mettere in questo punto e disegniamo un punto dove lasciamo un piccolo buco in centro, perché se ci stai dentro puoi andare dove te pare. Se tu sei lì e vieni posseduto non puoi andare da nessuna parte. Certo, giusto. Kakita intanto prende Akuseki in braccio ed esce dalla caverna. Akuseki è conscio comunque. No, è svenuto. Stiamo ancora. Metto una mano sulla spalla a Akuseki e faccio: ultimamente sei stato più svenuto che in piedi. Dovreste ringraziarmi per questo. Sì, grazie. Grazie. Parli di meno così. Sono abituato a stare così fermo. Il tuo sforzo non sarà vano. Beh, in realtà non sei fermo. A quanto pare stai muovendo il bacino verso la spalla di Kakita che ti sta trasportando. È Kakita, è geloso. Possiamo accendere un fuoco? O è una cattiva idea? Non so. No, potete accendere un fuoco, ma sotto la pioggia è difficile. Sì. All'inizio della caverna. Sì, all'inizio della caverna. No, no, io. Almeno fumiamo. Comunque ci scaldiamo. In più, il fuoco è luce e dentro lì c'è l'oscurità. Quindi, comunque. La volpe invece si allontana il più possibile di una trentina di metri dalla caverna. Palazzo. Non mi fido di un cazzo. L'oscurità strisciante. Una trentina di metri dalla caverna. Fa il suo ultimo incantesimo di fuoco, un ultimo Ward of Purity centrato su di lui fuori, e per il momento, perché non ha sonno, perché ha appena lanciato l'incantesimo è tutto benissimo, è seduto per terra guardando verso l'ingresso della caverna con un po' di calore che fa bruciare la pioggia che c'è addosso del Ward of Purity, che guarda verso la caverna e capelli completamente fradicio. Che serata di merda. Così quasi era meglio papà, eh? La caverna. Però è fiero perché non è scappato. Incredibile. Incredibile ma vero. Nonostante uno sia andato giù come una pera cotta al primo round. Oh, madonna che botta. E uno al secondo round. E ormai era committato al secondo round, quindi... Non era mai successo di fare un combattimento del genere. Perché non hai mai giocato a sufficienza la leggenda dei 5 anelli mentre ci si mena. Ma non ho mai giocato lo Shugenja, ovviamente. Vabbè, comunque accendo il fuoco, entro in meditazione e sorveglio l'ingresso della caverna. Non è una notte piacevole per nessuno, tranne per i Vao, che alla fine non ha fatto un cazzo. Cazzo, sono arrivato, ho bevuto. I grandi classici della pirateria. Abbiamo vinto! Sa che è disiata, ovvio. In questo luogo così a meno, No, vabbè, monto un po' di guardia io più degli altri, così si riposano, quello sì. Voglio provare a usare divinazione.
mi concentro su quello che stiamo facendo, su quelli che sono i nostri obiettivi. E uso anche un void. Perché e dopo il tè ci sta. Esatto, perché è così affascinante questo ambiente. 2, 3, 10. 9. Ok. Cominciamo con questi 10. Parla col Mao. Ma adesso. Veramente l'ho segnato a penna. Cosa? Anche la X ho segnato a penna. Un altro 10. Sono entrato in trance. No, sei trans, punto. Esatto. È nel palazzo. Hai scoperto che questo in realtà è un gioco giocato da 5 persone a un tavolo. E la tua vita non ho conta niente perché 65. Non sei neanche una persona reale. Sì, ma c'è un tizio che si chiama Lorenzo. Vedi per un'immagine Lorenzo che tira i dadi nel cosmo da lontano. Certo, non avevo mai fatto 6K3 65. Vedi delle voci, vedi le voci che sentivi nella testa, vedi che hanno delle tre dadi. Le voci che sentivi nella testa, vedi che hanno delle icone di fianco al nome e ci sono delle scritte su una cosa che si chiama Facebook. Sì, sì, sì. Anche Spreaker. Anche Spreaker. E poi vedo Fumble. E poi ti svegli dalla divinazione. Non lo so che cazzo è successo. Puoi farmi 6 domande, una per ogni 10 che hai fatto sulle cose della prossima settimana. Se succede entro una settimana e mi fai una domanda sensata, ti rispondo. Il nostro piano funzionerà per imprigionare la no, adesso ci penso con calma. Sì, puoi pensarci con calma. L'hai colto alla sprovvista. Ma sei veramente il mago? Ma sei sicuro? Ma sei proprio tu? No, posso davvero fare questa domanda? Davvero, davvero. Davvero. Cacchio, chi devi fare le domande? Sto pensando, sono una sinistra. Minchia, ma Lui contava di fallire. Io contavo, sì, no, tipo... Hai una buona sensazione. Sì, per c'è, esatto, no, c'è una cagata. No. Sventura o sventura continuare per il tempio? E non ho scaricato l'itinerario. Chissà. Comunque, la notte Ivao si offre di fare un po' più la guardia e non dormite bene, ma almeno vi riprendete. Siete comunque fradici. Io sono completa, ho dormito tipo 2 ore. Il fuoco potrebbe aiutarli davanti alla caverna. Adeida che sta proprio davanti alla caverna, sì, lui che beh, sta io ero seduto su lui, ero seduto sul World of Purity, però dai, un po' di caldo lo fa. Ma di che? E comunque poi la mattina, perché dormo pochissimo, cosa mi posso prendere di la penalità perché uno è stanco, non è contemplata nei... se avete hai fame penalità ai tiri come se fossi ferito è un meno 3. Ok, e io ho passato praticamente le prime due ore dell'alba a preparare all'esterno dove in teoria avrebbe fatto il rituale. Ci prendo anche 2-3 ore per fare proprio le rocce messe in un cerchio, per fare proprio, sai, tipo rituale pagano, wicca, il respiro verso nord, il respiro verso est. Feng Shui. Sì, e ho preparato il più possibile. Ivao, dato che sei l'ultimo arrivato, tira un dado da 10. Più fai alto, più ci sarà il sole. 2. Lucky? Se ce l'hai, sì. Quasi, eh? E le ho prese tutte e tre. 8. Ok. Ci piace già di più. Rimane qualche nuvola scarsa qua e là, ma il sole sorge al di là delle montagne che avete intorno a voi. E il flebile calore del sole inizia perlomeno ad asciugarvi la pioggia di dosso. Beh, io comunque ravvivo il fuoco, l'ho tenuto acceso tutta la notte, almeno non si prendeva la polmonite, sto quello visto di Ida. E la volpe, che gli fai? Sta là. La volpe si arrangia. Io l'ho chiamata, ma sta sotto la pioggia, cazzi sua. La luce che entra nella caverna illumina Xiang abbastanza da far vedere che si sta ancora contorcendo. Schifo. Si è un po' spostato all'interno del coso cercando di strisciare come un verme e dopo tutto capite perché si chiama l'oscurità strisciante. È perché lo fa perché anche se il corpo carne morta in qualche modo riesce a sfruttare i muscoli o qualche cos'altro per strisciare lentamente, arriverà dove deve arrivare, tanto è l'ultima cosa che rimarrà. La spada ha continuato ovviamente a sussurrare parole terribili alla mente di Ida tutta la notte.
in maniera non molto diversa da quello che ti è successo quando siete finiti nello Yumedo. Mm. Che quella creatura continuava a farti rivivere le peggiori tentazioni, giornate, okay, della tua vita, per metterti in tentazione, per farti corrompere. Dove Yang ha perso il senno, però non te lo voglio dire. E se volete provare a rinchiudere l'oscurità, il momento è arrivato. Va bene, e abbiamo capito qualcosa di come fare questo cavolo di rituale? Cioè, lo possiamo aiutare Shugenja in qualche maniera? O... Beh, tu hai già aiutato portando la giada, perché senza la giada era assolutamente impossibile, anche facendolo alla luce del sole. Mi fa piacere che lo scalpello sia servito a qualcosa. Ah, e ti manco un pezzo di muro da casa. Ah, sì? Credo che in questo caso vada bene. Vada bene lo stesso. C'è un buco quadrato nelle mura del giardino di Giada. E... ho fatto chiudere un occhio alla guardia. Mm. E d'altro canto era poca quella che avevo mandata per arrivare sì, qua. Hai almeno avvertito la guardia di dire di farne mandare dall'entroterra? Io gli ho chiesto cortesemente di farmene dare un po' di più, poi non lo so cosa ha fatto la guardia. Mentre chiacchierate, vedete Kitsune che sta dormendo su una pietra dove ha preparato tipo tutta una specie di cerchio. Isawa è in trance, ha gli occhi bianchi, le pupille sono andate. Io mi segno mentalmente di ripassare dal giardino di Giada per vedere e controllare che non ci sia ancora quel buco. Si vede della bava che scende dalla maschera che è spostata un po' di lato. Se c'è ancora quel buco, ti dico già, Soluci, che ci finisci dentro tu a fare da tappo, eh? Esagerato! E Akuseki da lontano... Ti posso dire chi me l'ha data? Qualcuno ha detto buco. Akuseki! Akuseki sì! Poi ti ci porto, non ora! So che sei un bravo muratore, ma in un'altra direzione. State zitti! Akuseki e wow, le due voci peggiori per risvegliarsi quando si è stanchi. E arriviamo bene anche noi, Kitsune. Spero di aver fatto le sei domande prima che facciano tutto sto casino. È diventata ancora più sgodevole. Se no mi sconcentra. Guarda, fra tutti non puoi capire. La prima come cosa dire, è stato inconscio per tre quarti del viaggio. No, io parlavo di te, non di lui. Ma Kitsune. Voglio provare a capire, a fare una domanda sul rituale che dovrò fare, dovremo fare domani mattina. Fai. E mi concentro per capire. Ripasso tutte le fasi del rituale, capisco se ha senso, se c'è qualcosa che può andare storto e che cosa ci può aiutare domani mattina nella riuscita di questo rituale. Beh, allora, per vostra fortuna pare che domani mattina ci sarà il sole, perché Ivao ha tirato bene e ha usato l'haki. Perché se no avreste avuto l'haki. Quindi posso fare anche il meteo, otto. Se mi concedi. Hai preso l'haki. Esatto. Cazzo sì. Puoi darci le previsioni per una sole settimana. Sole sul versante est. Esatto. No, l'haki. Sposto le nuvole. Poi. Quindi il sole ci aiuterà. Il quindi sole mi aiuterà. Dovremmo andare in una zona almeno molto fuori dalla giada. Dove ho preparato sole io preparato il cerchio e tutto. Il mattone di giada che ha portato Ivao pure. Perché senza, comunque sarebbe un task senza speranza. E... i kami a cui fai questa domanda ti dicono anche di non fidarvi del vuoto. E già è stata utile questa domanda. Già, io le lancio incantesimi del sono, vuoto. Dopo aver visto la fatica che ha fatto Ida nello spostare la spada, mi concentro su il viaggio che dovremmo fare. Visto che prima o poi potremmo doverla usare, la domanda che faccio è se... come si chiama quello che ce l'ha? Akuseki. Se Akuseki... rischia o se magari non è il più adatto ad usarla, cioè chi sarà fra noi la persona che dovrà impugnarla, questa è la domanda, cioè che è più adatta a resistere. Il più adatto a resistere non è il più adatto a usarla. Ah, perfetto, quindi la userò io. No, mi sa che sei più forte di Akuse che usarla la spada. È probabile. So che dobbiamo andare in un tempio. Voglio sapere se c'è il Mao lì dentro. Cioè, mi concentro. Il Mao Tsukai che cercate? Sì, 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 è assolutamente lì dentro. Cazzo. Speravamo di no. Cazzo. La domanda finale. Porco Giuda. Il modo più sicuro per entrare nel tempio. Per beh, una personale. È mia personale. Cioè. Falla per l'ultima. È lui. Ah. Cioè, se è quello che sto cercando. Sì. Che ha in passato a. È lui. Peggio. Sì, era meglio non fare tutte queste domande. Ne ho ancora due. Non prima so di se... fare domande, bisogna essere preparati alle risposte. Tempio, se no,
Sì, tutto quello che... O per raggiungere il mouse. L'idea è come facciamo a entrare nel tempio, cioè... Inosservati. Come facciamo? Comunque... Potrebbe essere dalle porte principali, ma è il modo più sicuro. Il modo più sicuro. Il modo più sicuro per entrare all'interno del Tempio del Veleno... Non entrare, e stare lontani dal Tempio del Veleno. Ma se proprio dovete entrare, l'unico modo per uscire sperare di non impazzire appena messo piede all'interno, non toccare niente, non prendere le banane, non toccare le banane. Non toccate l'ossidiana. Appena all'interno del tempio dovrete muovervi velocemente e sperare di non scivolare mai. Perché già anche i pavimenti sono fatti d'ossidiana? No, i pavimenti erano fatti con le facce di quelli che sono morti all'interno del tempio. Tipo cancro. Vabbè, ma se non sono fatti d'ossidiana, al massimo ti leccano la faccia. No, è che magari vieni assorbito dal pavimento, non lo sai. Gli incantesimi di volo. Che posto di merda! Gli incantesimi di volo che non esistono in Cinque Anelli, mi sono documentato. La nuclearizzerei quella zona. Ma realmente, se ci fosse un americano, avrebbe già detto: oh, dobbiamo scatenare contro di lei il nostro deterrente nucleare. L'ultima assolutamente. È cercare di capire questo qua, che cosa sta facendo davvero. Perché questo qua non è lì a caso. Sì, è andato lì per fare delle cose malvagie, ma noi non sappiamo niente. Cioè, questo è un piano. Capito cosa voglio dire? È sbagliata come domanda. No. Okay. Vuole la fine del leone, perché il leone è stato quello che ha iniziato questa cosa. Che il leone è tipo al centro dell'impero, quindi se vuole la fine del leone, è la cosa divertente, ci deve arrivare. Che fra di noi non c'è neanche un leone, quindi ci stiamo sbattendo il culo per un altro. Kitsune è dalla tipo terza puntata che lo dice. Sì, sì, ma... Quando vi svegliate sto fumando la pipa. E io non sono andato a dormire. Vabbè, sì, vabbè, tu. La notte mi ha portato consiglio. Credo di aver capito come provare a effettuare il rito. Ho bisogno naturalmente del tuo aiuto. Sei sveglio? Sì, sì. Sì, sì, la volpe è spesi. Effettuerò su di te un antico rito che spero possa aiutarti nel essere più vigile. Se è quello dello schiaffo, schivo. Non riesco a tirargli uno schiaffo. Tiro però prima faccio un inchino. Ma io me lo aspetto, perché quindi schivo. Infatti hai la tua difesa. Beh, sei stato beh, vedo che sei sveglio. Portiamo la cosa, perché è tipo la cosa di John Carpenter, nel punto più luminoso, cioè dove c'è come il sole. Come la portiamo? La leghiamo per le braccia e trasciniamo il corpo. Non tocchiamola. Facciamo tipo un capo, un canaletto, sì, e aspettare che strisci fuori. No, facciamo un cappio sulle braccia di Xiang e lo trasciniamo fuori con la corda. Nel punto più luminoso possibile. Dove ci ho fatto un cerchio di pietra intorno. Facciamo il cerchio notte, di pietra. L'ho già fatto tutta la notte. Quello non ho dormito. Ok. E proviamo. Dobbiamo provare a effettuare, a pregare i kami e effettuare il rito. Tu conduci, io ti assisto. La volpe ti assiste. Allora ci provo. Cioè, è difficile ritornare a parlare in terza persona. Vabbè, dopo 6 mesi. Un mese. Per me sono 6. 6 mesi era iniziato. Quindi cioè, immagino che sia summon che evocare i kami. Mm-hmm. Ah, evito quelli del vuoto, ovviamente. Non può. E spendo 10 punti vuoto. Ecco, no, e allora, dai. No, ma io posso spendere punti vuoto, ma non evoco i punti, cioè i kami del vuoto. Sì, anche perché non potresti. Puoi evocare tutti i kami tranne quelli. Ah, giusto. Se non hai il talento apposta. No, neanche evocare, neanche quelli. Puoi lanciare gli incantesimi. Okay. A D non ci sono kami. Sarebbe rank più a D più un KR. Il drago d'ombra della rank morte. 3. Che troveremo nel tempio insieme al Mao. Perché no. Tutti lì. No. Il drago del vuoto è la neutralità assoluta. Il drago del vuoto entra in gioco solo con un incantesimo del vuoto, tipo di rank 5. Dove è tipo la divinazione di Cristo viene chiamata. Okay. Ma è tipo che c'è tipo una percentuale che se la usi troppe volte il drago sommo si chiama proprio tipo il sommo drago dell'oltretomba del vuoto ti annichilisce, ma rank, sparisci dalla storia. Ti hai rotto la minchia. Cioè la gente non si ricorda più di te. Tu non sei mai esistito. Io immagino che sto usando il kami della terra. Beh sì, per trasportarla più vicino alla Giada, magari per farla toccare.
Benvenuto. Anche perché quelli della terra sono quelli che aiutano con la corruzione. Io lancio invece di nuovo come ieri. Però il fuoco aiuta con la purificazione, quindi vedete. Allora, io tengo fuori, faccio allontanare, che tanto sono inutili, Kakita, Akuseki e Iwao. Ciao. Quindi lancio solo su me, lui e Ida, quello del corvo, così almeno devo fare meno raise. E che cosa serve? Ti dà 5k5 contro la corruzione. Ah, ok, però non serve per quello che succede. No. Ok. Quindi io tiro comunque. Potrei anche tenerci dentro. Fuoco, no, però, perché sono stato tutta la notte accanto al fuoco. Mi sono concentrato e voglio purificare lo spirito di Xiang. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente lo faccio in questo modo. Tieni 3, c'è già un 10. Tengo 3, ho già un 10, esatto. Quindi tengo anche questo 5. Beh, se è un summon è più che può. 27. Sì, per evocarlo eccetera, va bene. Quindi a questo punto che Dio ce lo mandi buono. Che Kami ce lo mandi. Che Kami ce lo mandi. Ce la mandi in. La vogliamo fendere. E... che possa Xiang non perdersi nel Migonomusha. Vedi che quando le fiamme iniziano a toccare il corpo di Xiang e la Giada allo stesso tempo, Xiang emette un grido di dolore fortissimo. Poi sbarra gli occhi e inizia a dirmi: no, vi prego, non fate questo, io non voglio finire nel Jigoku, no, salvatemi, salvatemi, non lasciate che l'oscurità mi porti con lei, salvatemi, vi prego, non la spada colpa mia. Non ti preoccupare, Xiang, il tuo destino non finirà, prenderemo la pergamena per te e il tuo spirito riposerà. Almeno tu, no, no, Kitsune, ti prego, ricorda. Io avvampo le fiamme. E torna silenzio. Io rimango concentrato e continuando a dire: non ti preoccupare, non ti perderai nel Migonomusha. Il tuo destino ora è il destino dei lupi. Prenderemo noi la pergamena e spero che tuo nonno ti dia tanti di quegli schiaffi di là. Una volta che lo raggiungerai. Così è la benedizione questa cosa. Vedi che vuol dire che ha raggiunto gli antenati. E non si è perso nell'inferno dei guerrieri con il destino bloccato. C'è un inferno anche per questo. Sembra un inferno guerriere con l'intestino. No, con il destino. Quello è un altro inferno che è un inferno. Terreno, diciamo. Sono gli eroi persi. È l'inferno dei costipati. Beh, un po' come gli inferni di Grosso Guai. Sì, ce ne sono inferni per tutto. Conti, li ho segnati solo qua, ce ne sono tipo 12. Vedete che la Giada viene consumata dalle fiamme come se fosse un ciocco di legno. Mm-hmm. Che mano a mano si riduce sempre di più, praticamente carbonizzandosi. Appena, se funziona, dobbiamo finire di incidere il sigillo per chiuderla del tutto. Sì. Però non sembra stia succedendo niente. Abbiamo sbagliato qualcosa? No. Xiang è immobile adesso. È dentro, si è spostata. Dov'è la creatura? Nella giacca. Ne sei certo? Non possiamo essere certi, non è una scienza esatta. Beh, sei tu l'esperto. Non è nella giada, è stato consumato. Beh, oddio, okay. La giada sta bruciando, Xiang non si muove la più. La giada serviva a purificarlo. Cioè, ah, quindi non dobbiamo chiudere il sigillo. No, era distruggerlo. È stata disintegrata dalla giada. Bravi ragazzi, avete fatto fuori l'oscurità sulle sciatte. Un pezzetto. Però bravi. Secondo la mia lore di teologia abbiamo fatto fuori l'oscurità strisciante. La tua conoscenza di teologia probabilmente ha bisogno di espandersi, ma la volpe non farà questa domanda. Infatti, aumenta la RAM. Infatti ho uno per quello che ho detto. Io sono sicuro che abbiamo distrutto questa. Rimangono ancora un po' di giorni di viaggio per arrivare. Io li voglio rimanere un attimo in meditazione a pregare per l'anima di Xiang. Io uso il fuoco, imbastisco una pira e do fuoco al corpo di Xiang. Io lo aiuto e per tutta la durata di questa cosa, per la pure delle poche volte, la volpe non dice una parola. Hai trovato un modo per far star zitta si ammazza un tuo compagno e bruciala. No, poteva essere meglio, poteva essere un atto spontaneo e lo assisto nel anche Tsurushi versa dell'alcol sulla pira, prende un pochino più fuoco ma poco. No, spreca dell'alcol per un suo compagno. Questa è la dimostrazione che per quanto tu possa essere forte,
nessuno è in grado di affrontare i pericoli di questo mondo da solo. Per questo abbiamo bisogno del branco. E chi porterà adesso la spada comunque? Akuseki non mi sembra nelle condizioni ideali per continuare. Ma mi sembra anche che non ci possiamo permettere un minimo sbaglio. Io guardo Akuseki. Akuseki avrà tempo qualche giorno per riprendersi e poi decideremo. Ma probabilmente se è stata assegnata a te. Cappio. Tu hai il branco, non sei come Xiang, non farai la sua fine. Ce la trasciniamo, nessuno la tocca. A distanza. Potrebbe rompersi, potrebbe perdersi. È meglio che si rompa la spada rispetto a che si rompa uno di noi. No, no, no. L'avvolgiamo in un paio di mantelli. Tutto quello che si può fare. È tipo l'anello di Sauron. E te la porti. Nessuno lo vuole portare. Te la porti tipo... come si chiamano quei cosi, quelli, immagino quelli di riso, quelle specie di che si vedono nei film giapponesi, dai, le specie di doppio sì, canestro sopra dove portava il riso, oh, l'avvolgiamo così, te lo porti ammalloppato sotto braccio. Non penso che l'effetto della giada sia dell'ossidiana sia diverso. Beh, non la stai toccando, ci sono 6 strati di stoffa sopra. Neanche la spada la stavi toccando. Appunto. C'era il legno in mezzo. Appunto. E con le protezioni del fodero. Chiamiamo Frodo. Beh, tu hai già provato. Ida, proviamo. No. Non se la sente. No, non è che non se la... non è che non me la sento, è che riconosco di non avere un addestramento adeguato rispetto a quello che aveva Akuseki. Cioè Akuseki è stato addestrato per fare questa cosa. Akuseki, se venisse avvolta in 3 mantelli, avrebbe ancora il suo effetto? Temo di sì. Ma Akuseki che cos'ha? Perché non può portare? Perché ormai è arrivato al limite di sopportazione. No, ce la posso ancora fare. No, non sì, ce la puoi fare, anche sì. Se fosse necessario. Ce la puoi fare, non abbiamo dubbi di questo. Ma perché farlo durante il viaggio non ti servirà. Potessi arrivare solo indebolito e ci servi al piano delle tue forze. Non credo di essere. Ci metteremo un po' di più adatta a usare la spada quando sarà il momento. Beh, ah, questo posso confermarlo. Perché? Come fai a confermarlo? Perché questa notte ho, nella mia meditazione ho cercato di guardare il futuro. E i kami mi hanno suggerito che colui che è più adatto a resistere non è necessariamente il più adatto ad usarla quando sarà necessario. Sono state queste esatte parole. I kami spesso possono essere... Naturalmente le parole dei kami vanno interpretate, non sono mai chiare. Posso però... domanda? La mia domanda era chi fosse il più adatto ad usare la spada. E la risposta è stata? La risposta è stata colui che è più adatto a portarla non è necessariamente quello che sarà più adatto ad usarla. Quindi possiamo decidere che sia ancora lui a portarla. E non abbia... Ma nel momento più opportuno potrebbe voler dire... Che qualcun altro di noi dovrà usarlo. Questo non l'ho chiesto ai kami, non sono riuscito a intanto capire. Però mentre dico questo sto guardando Kakita. Kakita ti guarda. Cazzo vuoi? Fa spallucce. Poi ti dice... Beh, io guardo lo Tsurushi allora. Io non guardo qualcuno cercando di... Io voglio fare un esperimento. Okay. Voglio solo sentire se rispetto alla notte nella grotta l'influsso della spada è così potente altrettanto di giorno sotto il sole. Quindi avvicini? Provo ad avvicinarmi. Le voci le senti ancora, ma sono molto meno forti. Probabilmente aver distrutto la creatura bestia di oscurità ha aiutato parecchio. Ovviamente, comunque, se foste a Rokugan in una qualunque delle regioni dei clan, sarebbe sopportabilissimo. Qua comunque l'essere all'interno delle terre d'ombra la fa sentire un po' di più. Ok. Niente come ieri notte, però. Okay. Assolutamente nulla. Kitsune viene un'idea, quindi prende un bastoncino, si avvicina dove ci sono le ceneri di tutto quello che è bruciato, le sparge lievemente e prova a leggere nelle ceneri. Anch'io fare divinazione perché ce l'ho. È una gara a chi divina di più. Beh, con Tsurushi sarebbe stato divino. E quindi...
13. Hai fatto più o meno di 65? 18. Su lui ci fa divinazione. A me basta una domanda. Per sapere se potrebbe funzionare, perché non abbiamo tutta quella giada, ma un panno di stoffa domani intriso col tè di giada. Vedo il gramo nelle ceneri, tipo, esatto, il cane. Ok. Spargo via e faccio finta di niente. No, leggi. Tipo, ho fatto così, ho fatto ed è apparso un teschio con le ossa incrociate proprio tra i ceneri. Ma non è possibile. Le ho sparse di nuovo ed era un altro teschio. Ok, va bene. Ok, siete stati chiari. Va bene, faremo i turni allora. In più c'è una nuvola che appare. Potrebbe così non no. Spreco. Senza quella creatura nei paraggi, l'influsso delle voci provenienti dalla spada è molto meno forte. E questa notte? Questa notte la metteremo in un posto sicuro, a una distanza consona, e non ci avvicineremo. La volpe è d'accordo con questa idea. Trasporteremo solo di giorno e non di notte. Così sia. Va bene. Questo viaggio è quasi finito, per fortuna. Sì, finirà nel posto dove quelle voci saranno più potenti. Più potenti. Quindi ci ho messo 10 giorni solo per arrivare. Possiamo pensare che trasportarla a turno ci addestri un po' a capire quali voci siano vere e quali siano tentazioni della corruzione. Ah, perché voi non le sentite sempre? No. La volpe sì. Tu sei particolarmente dotato. Forse è il caso che tu non la porti proprio la spada. Il metallo. Se questa è la decisione finale del gruppo, forse la volpe è la più adatta. E se me lo concedete, vorrei essere il primo a fare questo turno. Tanto comunque tutti dovremmo portarlo. Di giorno di potrebbero giorno esserci. No, tu no. Se è vero quello pericoloso che dice Ida, che ognuno di noi dovrebbe in qualche modo addestrarsi. Preferisco farlo adesso che siamo lontani dal tempio. Questa non è un'idea pessima. È che ce lo siamo detti, no, amici? Se cade uno con la spada, un altro la dovrà raccogliere e usarla. Quindi, sperando che non lo faccia wow. Non voglio essere quello che fa il turno quando siamo vicini a te. Beh, potrebbe legarla a una freccia e lanciarla. Spezzare la punta, legarla a una freccia. Si può fare. Potrebbe avere più frecce. Beh, frecce di ossidiana potrebbe essere un'ottima idea. Non le stai toccando. Ancora, anche la spada nel podere non la stai toccando. Ma la spada, anche se la trascini, se la spingi con un bastone? Beh, oddio, anche l'ensa della spada d'ossidiana non credo che sia fatta d'ossidiana. Però è lì la spada. Però è un pezzo grosso così, la freccia è un pezzettino così. Vabbè, però ne hai tante, perché se no hai una freccia, fine. Ok, troppe chiacchiere. Non è morto il nemico. E adesso spada, con tutte le dovute precauzioni, e ci mettiamo in viaggio. Inizia a sentire anche tu delle voci. Tiro? No, non ancora, è di giorno. Okay. Non c'è la creatura. Okay. Al sotto il sole. Esatto. Però senti qualche cosa. Ogni tanto è come se qualcuno ti chiamasse da dietro. Ogni tanto ti sembra che abbiano detto il tuo nome e ti giri per vedere se qualcuno di loro ti ha chiamato, ma magari sono indietro o non c'è nessuno dietro di te, sei l'ultimo della fila, ma senti comunque una voce alle tue spalle. E okay, quando ti capita di sentire qualche parola oltre al tuo nome, hai sempre quella sensazione che potresti avere da bambino quando fai una malefatta. Quando rompi qualcosa in casa e dai la colpa al tuo fratellino, quando rubi i soldi dalla borsetta di tuo padre, o nel tuo caso quando hai sterminato il padre, ha strano senso di colpa e di paura allo stesso tempo. In più ogni tanto senti anche una voce che ti dice: sai che cosa puoi fare, basta chiederlo. Ma io non so che cosa devo fare. L'hai sentita solo una volta. Vabbè. Noi non lo vediamo assolutamente parlare. Beh, lo vediamo ogni tanto che si ferma, si guarda indietro. Però per la prima volta mi sentite fischiettare o cantare durante il cammino, perché non voglio sentire, allora ogni tanto canto. È un ottimo, e io gli dico a Ida, loro mettiamo dietro, cioè, è un'ottima strategia, è quella che la volpe vuole usare. Fischiettare. Penso che stia cercando di ignorare qualsiasi cosa stia sentendo. Esatto. È un'ottima idea. La volpe pensava di farlo con delle battute. Vediamo se
Quando inizia a calare il sole, vi trovate di fronte a una scelta da fare. Proseguire canto ancora bene. Un po', nonostante il sole non sia più alto nel cielo, però rallenterete un po' il viaggio perché vi dovete fermare prima. Secondo me quando stava scendendo il sole stavamo già cercando posto. E due cose. Qualcuno ci sta seguendo? Fate una prova di caccia. Invece sto cercando un rifugio prima che cali il sole. Se vuoi farla anche tu, Isawa, tu la fai con una penalità di 2k2 in meno. No, vabbè, ma io... Perché sei comunque continuamente distratto. No, infatti non lo faccio neanche, cioè voglio concentrarmi sul non ascoltare le voci. 33. Dite 33. 29. Sono ad investigare io? Per cercare di incontrare. Mitsurichi è un po' investigatore, vero? Come scheda. Un esploratore. Un esploratore. Però per beccare 27. Ci segue, è perfetto. Allora. Sì. Mi sembra che non vi stia seguendo nessuno, anche perché dopo aver ucciso sia Xiang che incenerito un poveretto. Poveretto. No. Però dopo aver incenerito... Ma il ninja non è morto, è rinato. Sì, ah, sotto altra forma, felice. Sotto forma di cenere, sì. Elementale della cenere, esatto. Mi sembra che nessuno vi stia seguendo. E tu riesci a trovare un altro punto in cui, se dovesse venire a piovere, siete protetti, non c'è il vento. E dov'è questo punto? Cioè, tipo, è delle rocce coperte, degli alberi? È un po' più in giù, no, non ci sono molti alberi. Quindi non riusciamo a non stare all'esterno mettendo la spada. Vabbè, non la spada, però non c'è l'oscurità strisciante nella spada, quindi non c'è bisogno di sigillarla. No. Dove la mettiamo? Poi quando hai fatto un World of Fury, a posto. Un World of Fury lo faccio su di noi, sì. Mica sulla spada. Ah, beh, sì, sì. Vabbè, la spada può anche stare a 2 metri da te, no? Sì. Quindi intanto se questo è il posto dove ci fermiamo, io lascio giù finalmente e me ne allontano. Di silenzio, sai cosa devi fare? Basta chiedere. Adesso me lo segno. Sai cosa puoi fare? Io faccio il World of Purity sul dove riposiamo. Akuseki è un filino più disteso e rilassato. Anche se comunque è preoccupato che voi non siate pronti a portare la spada. Però l'idea di Ida di darvi una vaccinazione di ossidiana un po' alla volta non è una cattiva idea. Prima di andare a dormire, allora però mentre mi sta tenendo d'occhio. Io però mentre stasera fa così il figo, fa così il figo a Kuseki, io mi metto in un angolo e visto che è un po' che non faccio delle cose per compiacere il mio ego caotico, mentre stiamo riposando e Kuseki sta guardando Ida, aspetto proprio il momento che stia guardando Ida, gli lancio False Whispers. Non deve fare niente lui. Poi tu fai una prova di inganno. Ah, ok. 'Sta lanciato. Perché inganno? Perché non farmi so sgamare. Perché so che cosa vuol fare. No. Vuol fare i finti sussurri della spada. No. False Whisper e mentre lui guarda Ida, a Kuseki, a voce alta, con la sua voce, dice... La spada è meglio che la porti io perché voglio usarla come giocattolo sessuale. Santo Dio. Ma cos'è che non mi sembra in questo il momento di indulgere nel piacere? Senti, tipo 5 minuti là, tipo... Ma lo so. Penso anch'io. Ok, dalla faccia di tutti deduco che sia stata una... Cos'è che ti sembra il modo di dire certe cose? Va bene, una kitsunata. Ho già capito. Una gomitata di qua. Scusa, cos'è? No, me l'hai detto anch'io. No, in effetti ci ho pensato più volte e guarda Kitsune nel dirlo. E sei il suo giocattolino anche tu. Bene, io preparo un ritacchiando con i wow. Ancora, perché dopo questa giornata ho bisogno di purificarmi. Non so quanto ne avete ancora di tè di giada, infatti. Abbiamo ancora 3 dosi, ma non è che dobbiamo berlo tutti i giorni. Allora oggi no, niente. No, oggi mai, il tè di giada dobbiamo usarlo. Tè di giada dobbiamo usarlo se proprio siamo la frutta. Esatto.
nel caso specifico di Akuseki eravamo il Teddy Giada verrà finito tutto nel momento in cui usciamo dal tempio, se usciamo. Sì, esatto. Ma proprio tipo che fai, fai tipo il coso quello degli che fanno le partite di football, quello col ghiaccio e il cestino con dentro, esatto, che stile Ace Ventura dopo che ha baciato un uomo che mangia 700 gomme e lecca anche la cartina, una roba così. È un uomo, esatto. Ma noi cosa mangiamo? Sempre la solita roba, avete... la sbobina che ci abbiamo non dietro. C'è quel riso. Nelle terre d'ombra non ci sono animali da cacciare. Sì, ma sono corrotti. Cioè, è come andare nelle terre dei fuochi e farsi un cavolfiore. Cioè, io non credo che sia. Puoi andare a Chernobyl e cacciare qualche cosa. Vedi, però tu rischi poi finito. Dopo. Ma quale delle tre teste cacci? Esatto. No, scusa, ma il cavolfiore nelle terre dei fuochi rende talmente tanto l'idea. Non è che non puoi farlo. È come, è come mangiare della tartara a Chernobyl. Cioè. Esatto. Vabbè. Il sushi. Quindi vi conviene mangiare quello che abbiamo. Bonne, ma il cibo al momento è la cosa minore. Il problema è il morale. E anche questa giornata è passata. Però andando di questo passo, quindi camminando solo alla luce del sole, ci metterete 3 giorni di più. 3 giorni? Ah, perché noi camminiamo anche tutta la notte. No, non tutta la notte, però anche quando sera. Il sole non era più alto nel cielo, però si vedeva ancora abbastanza. Continuavate comunque a camminare. E va bene, tanto ci dobbiamo vaccinare. Il giorno dopo provo io. Ok. Quando prendi la spada, senti i sussurri che sentono tutti gli altri. Però, a differenza di quello che hanno provato gli altri, i tuoi sussurri non ti incitano a fare qualche cosa che non dovresti. Senti che stanno ricordandoti ogni volta che hai sentito il senso di colpa per quello che avevi fatto. Posso fare una prova di volontà per fregarmene e dire sì, quello in realtà non è quello il motivo per cui lo faccio. Il motivo è perché ci deve essere caos nel mondo. E per autoconvincermi della cosa? Vai. Cosa ti tiro? Willpower. 15. Giochi? No. Giochi. Willpower, l'anello. No, non l'anello, l'anello. Il lato. Vabbè, sì. Vediamo se ho qualcosa. No, non hai niente, devi tirare willpower. Perché 4? Perché c'ho più 1 per l'amico Kami della Terra. Metti come se ci avessi 4. 18, 22, 25. Riesci a toglierti questi pensieri dalla testa, però non è una cosa immediata. Fai un po' fatica, anche perché vanno a pescare tutte le volte in cui tipo tuo padre è stato deluso da te, ma soprattutto quando tua madre è stata delusa da te. Perché sanno che quello padre... colpisce un po' più, esatto. Sotto, perché in tutte le altre cerco di ributtare come un non siete voci stupide, non sapete esattamente perché l'ho fatto. Io volevo dirti, non so se potrebbe c'entrare qualcosa, che io sono anche un figlio del vuoto, per il talento che ho preso, figlio del vuoto. E ok, quindi non lo so, no, se magari c'è qualcosa che ho un legame molto stretto con il vuoto, infatti posso lanciare anche il disegno del vuoto, che è proprio un talento. Un figlio a vuoto. Ishikendo, posso comunicare con il vuoto. Va bene. Al momento non sembra avere... Comunque niente. È portabile di giorno, tranquillamente. Sì. A parte qualche fastidio, come quando c'è le giornate un po' giù, ma niente di che. Fai anche fatica a concentrarsi su qualcos'altro, quindi adesso... Metterti a controllare se qualcuno vi segue, cercare qual è il posto migliore per fermarvi. Vabbè, ci penso io. Non è così facile. Se vuoi fare tiri che hanno bisogno di concentrazione e di attenzione, è un meno 2 K2. Sempre caccia. Hai la spada. Ok. Che merda. Lucky. Durante la sera io poi rilancio. Tanto i cami del vuoto ti dicono: volpe, fai cose serie e pallose. No, lascio cadere la spada. Addirittura. 8:24. 40 per apprezzare. Non vi sta seguendo nessuno.
Sì, poi anche per trovare un riparo la sera. Vabbè, trovare un riparo è abbastanza facile, perché comunque le montagne sono abbastanza rocciose, quindi ci sono ripari, grottine. Esatto. Magari non sono proprio caverne, ma una rientranza comunque. Sì, 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 sì. In cucina. E chi manca ancora di voi da portare la spada? Beh, io, tu. Beh, se ci mettiamo sei giorni, no, beh, qualcuno deve riportarla anche. Uno deve riportarla. No, se non la facciamo portare a Kuseki. Ma la tua dose di vaccinazione l'hai già fatta. Non la facciamo portare a Kuseki, quindi in teoria due di noi devono riportarla. Sì. Un altro giorno. Io, vabbè, ma per me non è un problema riportarla. Beh, la porti tu tre giorni. Io anche a meno, Io la porto. La porto io. Ok. Mentre però facciamo questo viaggio, io la volpe vuole mettersi un po' a chiacchierare cercando, chiaramente il primo giorno nessuno risponderà, poi ci proverà di nuovo, Vuole cercare di capire per il gruppo su chi stanno guardando per utilizzare la spada. Su chi stanno guardando chi? Cioè, stiamo viaggiando per tre giorni. Immagino che ci sarà qualche discussione, qualcosa. Voglio sapere, voglio provare a capire su chi si sta sbilanciando il gruppo, su chi sarà a utilizzare effettivamente la spada poi. Ma non sappiamo neanche se la utilizzeremo. Sicuramente la utilizzeremo, se no il Maotsukai non lo ammazzi. Beh, quello che è più bravo con il Kenjutsu. Quindi Kakita. Kakita. E quindi era in questi tre giorni. Cioè, faccio senso, un po' di psicologia. È vero che è di ossidiana, ma è una spada. Se non la sai usare bene, non è più nulla da perdere. E poi non volevi mica morire? Alla fine sarei accontentato. Ammazza il motivatore, oh. Minchia, un vero motivatore. In realtà con Kakita magari è questo il modo per motivarlo. Insomma. Kitsune. Deve fare, uccidere Umon è il suo obiettivo. Io apprezzo il tuo interesse nel convincermi a usare la spada. Ho già detto che se fosse necessario lo farei. Ricordati che se ti dovesse accadere qualcosa, la volpe non permetterebbe mai che ti perdessi anche tu tra gli eroi senza destino. Ti assicuro che guarderò Umon morire. Sai cosa? In questo momento sto pensando di vecchiaia. In tutto questo anche Umon mi sembra così inutile accanirsi su un povero scemo. Effettivamente, visto il viaggio che stiamo facendo e i pericoli che abbiamo corso, e Umon è lì sull'inutile, tutti i cambi sono d'accordo con te. Sì, non... è più utile i wow. Ehi, capisci? Ragazzi, ha preso insulti da quando è comparso. È comparso al combattimento finito dopo tre mesi nelle terre d'ombra. Ma tutto c'era, bello, c'era la Giada. Ah, cioè, ok, grazie. Serviva quello. Sì, sì. Un po' in ritardo. Postino. Un po' in ritardo. Comunque, in ritardo di 10 sessioni. Vabbè. Se e quando mi troverò a usare la spada, vi chiedo di stare il più lontani possibili da me. Certo. Non c'è problema. Sappiate tutti che se le cose dovessero andare male, ci penserà la volpe a portare la parola della vostra caduta nell'impero. Io a farvi cadere, così scappo più veloce. Qualcuno dovrà avvisare che abbiamo fallito per organizzare una nuova. Certo, qualcuno potrebbe anche dover avvisare tuo papà. Ci penso io. Dovete farlo tu. Ci penso io, Kitsune. Beh, ma tu penso che saresti uno dei primi a cadere. E quindi tu, Kitsune, non daresti la vita per il tuo signore? Se voi siete tutti caduti contro il Maotsukai, il compito principale della volpe sarebbe avvisare che è successo. No. Sì, sì, la volpe è abbastanza conscia dei suoi doveri. Purtroppo non sei un samurai, non te li ricordi forse. Forse tu non hai mai saputo essere un samurai allora. Io potrò anche essere morto, ma tu assolutamente non sembri un samurai. Il samurai sa quando è il momento di combattere, sa quando è il momento di tenere la lama nel fodero. No, il samurai è leale al suo padrone e darebbe la vita per lui. Il mio padrone. E tu lasceresti morire Ivao prima di te? No, la volpe non ha detto che lascerebbe morire Ivao prima di te, ha detto che Ivao morirà prima di lui.
Quindi è ben diverso. Una certezza, cioè. È ben diverso. E tu non farai nulla per evitarlo. Chiaramente tutto quello che è in potere della volpe per evitarlo, ma una volta che è accaduto... Se fai tutto quello che è in tuo potere per evitare che il tuo padrone muoia, il tuo padrone resterà in vita. Per raddrizzarlo, io gli faccio tentazione per farlo non sentire non ha funzionato molto con te, questo. Tiro fuori... ricordo un certo duello... che probabilmente è un abbandono della via del samurai che sicuramente non è stata a favore del tuo padrone. Il mio padrone non ha... Con tutto il rispetto, Kakita, la volpe apprezza tantissimo la tua saggezza, ma su consigli su come rapportarsi col proprio padrone da qualcuno che non lo ha più è difficile prenderla seriamente. E invece penso proprio che siamo sullo stesso livello io e te, perché tu non pensi di avere un padrone. Tu pensi di essere libero, pensi di non avere nessuno sopra di te, che tu sei l'unico a decidere della tua vita. Questa non è la strada del samurai, semplicemente, punto. Non ci sono altri se, ma, tu non capisci, tu non sai. Questa è una tua opinione? No. Si è visto dove ti ha portato. Questo è il Bushido. Io ho abbandonato il Bushido, ma lo riconosco. Tu ti rifiuti di vedere il Bushido. Ma questa, ripeto, è una tua opinione. Ma vedremo poi come finirà. Fai un tiro di onore. Non c'ho un vantaggio perché lui non è un samurai e quindi no. Per me non mi tocca minimamente un Ronin. No. Dai, non è possibile. Sì, perché l'onore non è solo di chi ti dice le cose. Il problema è di l'onore... come ti vedono gli altri che stanno intorno a te, Roberto. L'onore è quello di tutti. Sì, ma loro sono intorno a te. Non sei tu da solo con Kakita. Sì, sì, vabbè. Hai fatto delle affermazioni un po' pesantucce di fronte a sì, te. Ma un Ronin... Sì, ma non conta un cazzo. C'era un Ronin. Il tuo signore seduto di fianco. Ma non è il mio signore lui. Sì. Più o meno. No, il mio signore è mio padre. Ma poi è, padre... che è un vassallo suo. Quindi sì, lui è il tuo signore. Ma vabbè, sono d'accordo. Ma cos'è? 4.5? Quindi cosa tiro? Perché non vuoi? Perché non segui la via del samurai? Va benissimo. Però. No, ma non sono d'accordo io. Beh, 4.5 comunque. Cosa tiro per il mezzo? Non tirarlo. Uno, tengo tutto? Sì. 27. Il fatto che sia contro Kakita ti dà una mano a non uscire perdente da questo scontro. Però ci sei andato vicino. Ma io non capisco perché. Non ho detto nulla contro di lui. Il fatto che tu non capisca perché è parte del problema del perché ti ho fatto. Ma spiegamela a me perché il mio personaggio sicuramente lo sa. Il tuo personaggio lo sa che comunque, anche come già ti avevo detto prima di iniziare a giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli, tu puoi anche essere un codardo che si tira indietro, però non lo devi ammettere, l'hai appena ammesso. Ma no, ma l'ha ammesso sì. Tutt'altra cosa, no. Ha detto che se tutti dovessero cadere lui se ne andrà a avvisare l'impero. E non è quello che farebbe un samurai. Questo è opinabile secondo me, però vabbè, andiamo avanti. Questo è opinabile. Giochi sul borderline. Secondo me è appunto quello, perché io su lui non ho mai detto niente, non ho detto lo lascio morire. Ho detto se lui dovesse morire, visto anche che abbiamo appena affrontato Xiang che non è iniziato il combattimento e ne ha stesi due. Se lui dovesse morire, la volpe farà la cosa più utile per l'impero. Ma non che è poi, che poi ma... sia in realtà la sua codardia. Sì, ma non è il codice del samurai, anche se è la cosa più utile per l'impero. Non è il codice del samurai. Vabbè. Poi il fatto che fosse contro Kakita ti è andata bene, ottimo, nessuno ti penserà peggio di come pensava già prima, che non era tantissimo. Ma teoricamente loro nessuno pensa peggio, perché loro non sanno nulla. Io non sono mai stato codardo con i lupi da quando abbiamo iniziato a giocare. Ho capito, ma i discorsi codardo li stai facendo no, lì. Ma poco non pure sì. Cioè quando stavamo andando al Castello del Ragno sempre... hai smerdato l'imperatore. Ah beh, quella lì con il tizio sì, ma lì vabbè, ah, dettagli. Che noi eravamo così. Sì, però era tipo la prima volta in 30 anni di vita, boh. Sì, vabbè. Sì, però ammetterlo palesemente nel Giappone, nella quello con l'imperatore sono d'accordo, questa no, ma andiamo avanti perché non è inutile. Vabbè, sì, sì, vabbè, sì, abbiamo tirato e è successo quello che è successo. È una parte importante del gioco dei samurai, quindi se qualcosa non è chiaro, cerchiamo di chiarirlo. Perché ti ripeto, il problema non è
Ma il samurai secondo me non è il paladino legale buono di seconda edizione che ah, c'è un drago, sono tutti morti, lo affronto da solo. Se sei in una situazione dove tutti i tuoi compagni sono morti e tu hai l'opportunità di andartene per avvisare e aiutare l'impero a fare Roberto, altre cose, però ascolta, è giusto quello che ti dico. Io non ti ho detto che rimarresti a morire davanti al Mao Tsukai. Ti ho detto che ammettere di farlo è il problema, non farlo. Ma secondo me è sbagliato ammettere di dire no, tranquillo, morirei davanti al Mao Tsukai. Ma quella è la via del Bushido. Poi cioè, che tu sia in realtà un codardo, sì, in realtà che tu sia un codardo è un altro discorso. Però ammettere di essere uno che se ne va dal combattimento è peggio che andarsene dal combattimento. Sì, è peggio che essere, essere smerdato. Secondo me sì, è la stessa azione, la stessa frase... In contesti diversi, in modi diversi. È certo che in contesti diversi la stessa se lo frase dice un samurai che segue il Bushido, gli dici così, ti risponde così. E cioè dipende. No, è che l'etichetta del Bushido prevede che si risponde in una maniera sola. Esatto. Sta dicendo Claudio. Sì, ma non a un Ronin. Se me lo chiedi anche tu. A un Ronin. No, per il problema che ti dice Claudio è che tu in questo momento, al di là di chi ti sta di fronte, è come se fossi dentro una corte. La corte è composta dai tuoi compagni. Alcuni non sono degni, altri sono degni, e tu di fronte ad altri degni non puoi dire no, beh, io scapperei e andrei ad avvisare l'imperatore. Questo sta dicendo. Tu avresti dovuto dire vado a morire e poi... Ma non ha detto scapperebbe, ha detto sarebbe la classica fase di ritirata tattica. Esatto, ma infatti... E lui non ha mai detto io scappo. Ma la ritirata tattica non la fa il samurai, la fa se gli viene detto dal suo padrone. Se no non la fa, oppure la fa... Ma dal contesto. Mio padrone, anche personalmente, quello rispetto agli altri, mi è stato detto: usa i tuoi compagni come scudo. Sì, sì. E salvati la vita. Però non ce lo puoi dire. No, voi non ve l'ho detto. Io ho detto solamente che se dovesse cadere tutti, la volpe avviserebbe in modo che qualcuno possa riprendere il lavoro dei lupi. E secondo me non è disonorevole anche nel Bushido. Perché non stai dicendo se voi morite io scappo per salvarmi la vita. Se voi morite la volpe si assicurerà che qualcuno riprenderà quei passi per fermare certo, questo è male. È un sacrificio. No, poi per la volpe non è un sacrificio, è codardia, ma lo spaccia per sacrificio. Cioè, esatto, tutto è il comune. Perché il samurai deve conoscere l'ordine celeste, la sua posizione. E nel suo caso pensa che sia onorevole, anche solo, in linea col Bushido, è solo il dirlo in un certo andare modo. Andare a dare valore all'impero della morte dei suoi compagni. Ancora, Roberto, perché loro non conoscono il codardo Kitsune, ma quindi non possono neanche pensarlo. Ma il problema non è pensare di fare una cosa e farla. È dire di fare delle cose che non sono. Ma loro non dovrebbero interpretarla come codardia, ma come il sacrificio invece per il gruppo. No, perché non hanno mai visto la volpe ma codarda in 30 anni. Ma non è questione di codardia, è questione che non dovresti farlo. Punto. Questo mi sembra molto uno stretch di quello che secondo me è uscito in questo caso. Cioè, no, è una logica molto rigida. Anche sì, ma secondo me in questo caso è sbagliata. Ma questo poi non è discutere. Logica. L'onore non è logico. Ma secondo me è troppo fossilizzata l'idea che ci avete voi di questa cosa, perché non lo so, non mi no, è che non tu sei torna. Troppo progressivo rispetto al Giappone feudale del 1200. Giustamente. Sì, ma secondo me uno che è bravo a giocare con le parole, tipo da cortigiano così, riesce a far passare delle cose che non dovrebbe dire come in realtà delle cose perfettamente in linea. Ah, quello si chiama sincerità. Che è quello che ha fatto, perché lui lo sta facendo da codardo, ma quello che vuole far passare è che farebbe il sacrificio ultimo di, in questo caso se è così, magari ignorare, in quel momento non morire, ma salvare il mondo. Ok, ma non hai detto questa cosa? Più o meno, sì. No, non hai mai parlato di farò il sacrificio di perdere l'onore per andare ad avvisare l'impero. No, questo no. Vabbè. Questo sarebbe stato fare quella cosa che volevi fare tu. Dire farò il sacrificio di essere un codardo per andare ad avvisare il mondo. Onore, preciso, onorevole. Questo era onorevole. Vabbè, è quello che intendevo. Fai una cosa disonorevole, però per è quello che intendevo. Ok, siamo arrivati al punto. È quello che intendeva spacciare, chiaramente. Sì, sì. Sì. Boh. Altro giorno. Vabbè. Io mi sto tenendo sempre spento uno del fuoco perché ogni notte. Prendo faccio la spada. E se la porti per tre... la porto e se riusciamo allunghiamo un po' così camminiamo un po' di più. La porti per un paio di giorni? Sì, sì. E tu dovresti portarla per tre? Sì.
Se riusciamo ad allungarci anche un po' più sul tramonto, meglio. Sì, vediamo cosa sì. succede. Ok. Io ritiro di caccia. Nel qual caso, colui che la porta viene più sorvegliato in quel periodo, il lasso di tempo. Gli stiamo un po' più vicini, cercando di capire se magari si smarrisce o... Non lo vediamo e piglia un sentiero, capito? Cioè, chi lo sa cosa può succedere? 10, 20, 30, 40, 55. Continuano a non seguirvi. E ne sono abbastanza sicuro. Però... Però Akuseki ti si avvicina spesso e inizia a cercare di aiutarti, perché è già il secondo giorno che porti la spada e lui sa come funziona. Infatti il secondo giorno... che la prendi in mano dopo all'inizio come la prima notte, il primo mattino in cui sentivi le voci molto distanti, non era un problema, però già verso sera tu che eri già entrato in contatto pesantemente non lo sapevo. Vabbè, Senti le voci che diventano un po' più insistenti e ogni tanto fai proprio fatica a sentire quello che ti succede intorno. Questo è Claudio che gli fa male giocare a Senua's Sacrifice. Bello, giocateci. Però Akuseki ti aiuta, è una specie di cosa meditativa. E infatti gli Shugenja riconoscono delle cose molto simili a quelle che fanno loro quando entrano in meditazione, che avete visto fare Axiang altre volte. Sta cercando di svuotare la tua mente per spostare l'attenzione da quelle voci al nulla. Svuotare la mente per essere più saldo. Non è facile. Anche perché le voci si fanno mano a mano sempre più insistenti e il secondo giorno iniziano proprio in alcuni momenti a farsi sensibili. Riesci a capire quello che dicono. Non stanno cercando di rimetterti contro i tuoi compagni. Stanno cercando di convincerti ad abbandonarli per usare la spada per ciò che ti può essere veramente utile. La tua vendetta. Andare contro il Motsukai è un'impresa folle che porterà solo alla tua morte. Se invece tu andassi contro il tuo avversario direttamente, avresti un potere che lui non ha. Certo. E fammi un tiro di willpower. Ok. È facile, devi fare 15, perché a Akuseki ti sta aiutando. 17, 27. Riesci comunque a escludere queste voci che continuano, però anche i tuoi sogni iniziano ad essere un po' più turbati. La seconda notte in particolare inizi a vederti più volte uccidere il tuo acerrimo nemico, la tua nemesi. Ok. E ci provi gusto, cioè ti dà soddisfazione finalmente portare giustizia nel mondo, dopo che questo ha usato il nome del clan del granchio per accumulare potere, poi li ha traditi, ha lasciato che dei bambini morissero, ha fatto ricadere la colpa su altri, ha causato tutti i problemi che poteva causarvi. E dargli finalmente quel colpo di grazia è una soddisfazione infinita. Il terzo giorno è ancora più pesante. Ti sembra anche che il cielo non sia più così limpido come è stato negli ultimi giorni. E mano a mano che vai avanti, voi lo vedete che le sue occhiaie si fanno un po' più visibili, come ad Akuseki. La fatica di sostenere queste voci tutto il giorno, tutto il tempo, anche quando dormi, non è una cosa... facile. Ma quando dorme non se la tieni lontano, comunque c'ha la ricaduta? Un po' sì. Siga. Mentre camminiamo... È una cosa da smaltire. Certo. E adesso capisci come stava Akuseki, che se l'è portata per tre settimane. Vabbè, minchia, ma lui è un eroe, cioè, come ha fatto? Alla fine della terza giornata, quando abbiamo finito, diciamo, il cammino più duro, mi avvicino ad Akuseki e gli dico: Akuseki, tu sei un uomo fortissimo. No, sono solo molto bravo in quello che faccio. Resti tutto comunque fortissimo. Non entriamo nei dettagli, per piacere. Beh, anche quello è addestramento. Ed è molto bravo in quello che fa, almeno voi ci dicono. Nessuno ha mai
fatto nessuna lamentela, a parte i mariti di alcune persone o le mogli di altre. No, tendenzialmente o le mogli, ma quell'addestramento di cui stiamo parlando non richiede automaticamente anche un addestramento marziale per i duelli? No. Sei riuscito a evitarli sempre? Basta correre sui tetti. Sono diventato molto bravo ad arrampicarmi, quello sì. E a calarmi, anche calarsi dalle finestre è una parte importante dell'addestramento. Cosa faceva esattamente? Donnaiolo. Esatto. Sì, entrava... anche uomaiolo. Lui è il più grande puttaniere dell'impero. Esatto. Bastava ma di stirpe, proprio. Sì. Di generazione in generazione. Esatto. Un intero albero genealogico di puttanieri. Come infatti esistono, è amatissimo. Esistono piante in questo platano. Posto in cui camminiamo? Poche e... strane. Più che strane, vedi che sono un po' rinsecchite, avvizzite, non sono mai rigogliose. Anche quelle che sono... è un deserto. Cresciute abbastanza. Non è neanche un deserto, perché... è fottutamente la terra dei fuochi. Perché le cose ci sono, vedi che ci sono degli animali, c'è un po' di erba, ci sono delle piante, però l'erba la senti che si infrange molto facilmente sotto i vostri piedi, le piante, anche quelle più grosse, non sono mai rigogliose e facendo un po' di forza i rami sono secchi all'esterno, anche se dentro sono ancora vivi. Gli animali stessi sembrano sempre abbastanza rinsecchiti e... malatici. Non ti sembra che risentano del loro essere malatici? Questa è una cosa strana, è come se... un'apparenza. Sì, esatto. Posso fare una prova di medicina che ho la specializzazione in erbalismo? Sì. Devo chiedere un riso automatico perché ho il dubbio di essere un bravo erbalista. Ok, tira erboristeria più carisma in onore di Claudio Custodio. Andate a ascoltare Sidequest, quindi, esatto. Che riparte settimana prossima. Quindi 4K3 con erbalismo vuol dire che ritiro di 1, ma c'ho 5 di difficoltà in più. Quello è un 10. Questi sono 2-1. Che culo. Meglio. 15, 19, 25, 33. Ma coglioni. Beh, sei un buon erbalista, altro che. Sì, ma ho il dubbio di esserlo. Hai il dubbio. Esattamente cosa volevi sapere di erbalismo? Se c'è qualcosa che può essere utile, magari alla effetto tipo, sai, piccole dosi di veleno ogni giorno, posso fare qualcosa e magari fare qualche decotto o qualcosa insieme magari col tè che so fare io, anche se quello è più complicato, per dare a un po' di aiuto nel prossimo periodo che saremo tutti a contatto con la pazzia delle terre d'ombra. Potreste masticare alcune foglie di alcune piante che crescono lungo i sentieri che state percorrendo, più che fare dei decotti, perché il decotto estrae troppo quello che c'è dentro. Invece masticandola e poi sputandola ne assorbi pochissima alla volta, è un po'... ne do un po' in giro. Ottimo, lo aiuto anch'io visto che ho medicina. Hanno un pessimo sapore, non sono buone. Kitsune, perché? Questa è la vendetta della volpe. Ma più che essere cattive, non servono a niente in realtà. È che hanno un sapore di broccoletto di Bruxelles. Sì, esatto, cioè non è di per sé cattivo. È tipo prendere un cavolfiore e dargli un morso crudo così. Non è buono. Oh, sì. Sono come quei cracker che non sanno niente. Le gallette di riso. Gallette di riso. In ufficio da me c'è un'epidemia. Fastidio. C'è veramente un'epidemia di gallette di riso. Di polistirolo? Un'epidemia. Come mangiare il polistirolo? Sì, un'epidemia. Tipo ogni 3 persone c'hanno la confezione che si prendono di Supreme Now e se ne mangiano. Quelli tondi grossi. Quelli tondi impilati che quando li tiri fuori dici, ah, è sotto bicchieri. Quelle vengono dalle terre d'ombra. Dalle terre d'ombra sicuramente. Crescono. Dove cresce anche il tofu. Il riso soffiato delle terre d'ombra è quella roba lì. Mamma mia. Il tofu. Carne di tofu e seitan. Il tofu l'ha inventato il Clan del Ragno. Mamma mia. I monaci del Clan del Ragno che sono i peggiori. Nel tempio l'hanno inventato. A contatto con l'ossidiana poi c'ha un sapore ottimo. Sapevo che c'entrava l'oscurità strisciante col tofu. L'ultimo giorno è la discesa dalle montagne. In lontananza vedete già il tempio, è ancora qualche chilometro, però vedete che la struttura è abbastanza imponente, anche perché
da quello che sapete, in particolare Ida, è stato comunque un campo di battaglia tra i samurai dell'impero e i demoni di Jigoku quando sono arrivati nel... L'ultimo giorno materiale. Non l'ha portata Ida, tu l'hai portata i giorni precedenti, quei tre che dovevi okay, fare, wow. L'ha fatta i Ivao. Proprio devo? Sì. Vabbè. Ah, e la prendo, la metto sulle spalle. Legata allo zaino, così non è troppo un contatto. I sussurri che senti tu sono ancora molto, molto... flebili. Fai fatica quasi a sentirli. Ma non li voglio sentire, quindi perfetto. Perché con quel mattonazzo di giada che avevi... tu in pratica sei arrivato qua tranquillissimo. Fresco, esatto. Fresco come una rosa. In più mentre noi abbiamo fatto due settimane con spartendoci dei piccoli pezzi mentre io facevo la protezione a uno, poi li cambiavo. Un po' di tè. Lui è arrivato. No, con basta, blocco, però, a mezza tazzina, basta. Questo ti serve per i prossimi tre giorni. Esatto. Io invece col blocco. È il turista americano. Lui lo usavo come cuscino, dormiva sulle cose di giada, un po' duro. Con i Rolex. Esatto. Con tre Rolex per braccio. Non capisci che cosa sia di così. Quanto è grosso? Cosa vediamo? Dalle montagne, prima di scendere. Dalle montagne vedete che i territori prima di arrivare effettivamente al tempio, che non è solo il tempio, c'è una specie di città intorno al tempio. Ma usata? O rovine? No, usaticchia. La città è molto più grande della gente che ci abita dentro, ma non è in rovina. Ok. I territori che dividono le montagne dal tempio, dall'alto si vede che sono stati proprio martoriati nei secoli da tutte le battaglie che sono state combattute qua e c'è una specie di grosso cratere che, lo vedete, non deve essere molto alto. Cosa vedono i tuoi occhi da granchio? Ma c'è il segno come di una bruciatura, è come se il terreno in un... cerchio che sarà largo almeno. Ma sì, cioè un cerchio che cerchio. Si vede bene o è casuale? No, no, è un cerchio praticamente perfetto. Sarà largo almeno un chilometro ed è perfettamente bruciato. Cioè, da qua sembra carbone vedere quella. Sei mai spinto fino a qua? No, personalmente no. Qualche nostro esploratore che riportava informazioni, ma io non di persona. Tu sai che cos'è quello? Quel cerchio lì è dove si era aperto il portale per Jigoku. Ok. Il tempio è lì? Il tempio è oltre. Ah, meno male. Un portalino. Diciamo che quella battaglia è passata alla storia proprio perché le forze che sono arrivate dall'altra parte non erano esattamente... L'inferno degli Oni? Un paio, sì. Vuol dire che non sono riusciti a fare bene neanche questa cosa e divorarsi il tempio. No, non è esattamente questo il punto, è che il tempio... Lascia perdere, facciamo che sia questo il punto, è una battuta. Il tempio è uscito dal portale. Non voglio saperlo, comunque non vuole saperlo. Ah, ma chi è che lo dice questo? Lo sa lui, non lo sa lui. E difatti quando vedo che sta provando a parlare lo fermo. Ma ce lo dici? Io provo, ma lui non vuole... Potrebbe essere utile accedere alle sue conoscenze. Perché no, Kitsune? Lascialo parlare. D'altronde sono pericoli che andremo ad affrontare tutti assieme. Vabbè, mettiamo così, gli Oni non avrebbero voluto distruggerlo il tempio semplicemente perché è un loro prodotto. Aha. Molto utile. Invece... Le cos'è che smetti di far tremare le gambe? Non posso. È più forte di me. Interessante. Vabbè, lo farà anche la volpe, ma solo perché ti è... Ti è amica, tremolevemente. Ma... Grazie, Kitsu. Prego, prego. Per il resto, il tempio vero e proprio, che è una struttura di qualche piano. Pietra? È in pietra e sembra pietra molto chiara. Se è tutta pietra. Non è tutta pietra, tu che lo sai. In parte sono ossa. Facce. Ma le ossa non fanno male come l'ossidiana. No, sono ossa però larghe come questo tavolo, di qualche cosa di così grosso è uscito da quel portale e con le sue ossa sono state fatte delle pareti. Sembra fatto di tante piccole guglie. Potrebbe essere un drago? Uccidere un drago è un'impresa che probabilmente nemmeno tutti gli Oni però magari di Jigoku. È morto per altro se fosse fuori. Morto un drago, l'elemento a cui era associato sarebbe collassato Collassato su se stesso.
A meno che non ci fosse un sesto elemento di cui nessuno vi ha mai parlato, perché Mortal Dragon non è mai esistito. Deodorante, secondo le ultime puntate. Se, sì. Se elemento deodorante. Mi ricordo, esatto. No, se poi è più facile che siano ossa di un Oni. Un Oni molto più grande di quello che c'era al castello degli Ida. Che troia! Bene, quindi l'idea di radere al suolo quel posto non va bene. Cosa vogliamo fare? Diciamo che ci vorremmo un esercito prima di avvicinarci. Intanto la città sembra abitata e sicuramente le persone che ci abitano non sono amiche dell'impero. No, e sicuramente per noi farci passare in incognito è impossibile. Beh, la volpe potrebbe riuscirci, ma non voi... c'era anche quel cerchio di spiriti intorno alla città? Sì, esatto. Quando abbiamo interrogato, c'è una sorta di barriera protettiva fatta, messa in atto dai sì, monaci che dovevamo fermare ragno. Vedere quando veniva ripristinata, e quindi dovremmo attendere qui finché non vediamo qualcuno che si chi è il più, qualcuno di voi riesce a distinguere qualche dettaglio. Noi abbiamo pensato che la barriera non era proprio nella città, era del tempio. Sì, la bandiera, sì. Era del tempio. La barriera, sì. Quindi qualcuno da qui riesce a vedere qualche dettaglio. Però non al tempio e stringo gli occhi e provo a guardare lontananza. Fai una prova di awareness. Awareness? Sì. Pure and simple. Ah, awareness questo, sì. Non insight, scusa. 13. Ma ci provo anch'io. È perception. Sì, scusate. Però sempre bene. Non cambia niente, sempre uguale. Il tiro 4. Però è grande. 28 36. Kakita con un occhio solo ha fatto 2 10 e un 9. E la madosca. Ha fatto un altro 10. Sì, ma gli manca la profondità. Però è una leggenda tra l'altro. Ha fatto 10 20 30 42 48. Ok. Quindi voi due, mi sa. Kakito 48, io 30. Qui siamo belli nascosti. L'ho sì, fatto sì, 25. Sì, anche perché noi dobbiamo cercare di evitare di arrivare nel dobbiamo centro. Dobbiamo fermarci almeno una giornata qui. E voi due, se riuscite a vedere fino a lì, vedere se vedete qualcuno uscire e fare cose strane intorno oppure al tempio. Oppure qualcuno può avvicinarsi in un punto non visibile. Qualcuno che sia molto bravo a nascondersi. Ma se invece andiamo in gruppo diventerà impossibile. Il problema è che si diventa visibili nel momento in cui si entra nel cratere formato dal vecchio portale. Sì, e noi dobbiamo cercare di prendere uno dei novizi, perché ci aveva detto che sarebbero stati i novizi di quelli che riformano ogni mattina la barriera. Riformano la barriera, perché deve essere ripetuta una volta ogni tot giorni. Esatto. E dobbiamo prenderlo? Beh, dobbiamo impedirgli di rafforzare la barriera in modo che quando cade è il momento in cui possiamo agire. Prima o poi dovremmo avvicinarci, quindi è meglio studiare il territorio. Sì, dobbiamo studiare loro due che riescono a vedere fino a lì, possono stare allerta a vedere se vedono movimenti e noi possiamo studiare nel momento in cui si appostano io li aiuto con un incantesimo. Ottimo. Che sostanzialmente sarebbe reversal fortune. È quello che posso ritirare. Puoi ritirare un dado in più. Quindi quando tu fai le prove per appostarti e guardare bene, in quel momento hai un dado da tirare in più. Ottimo. Va bene. Allora, anche un bel tiro. 6K3 999. Ok, 27. Così. 27. Quindi hai sostanzialmente ogni round hai un reroll. Mm-hmm. Prendi quello peggiore. Ok, al momento non vedete nessuno. Se viene fatto, viene fatto probabilmente al mattino, nelle immagini che avevate visto quando avete torturato il tipo era mattino. Voi tra lo scendere e arrivare abbastanza in basso da riuscire a vedere senza dovervi staccare l'occhio, siete arrivati in tardo pomeriggio. Sì. Quindi se sono passati oggi, ormai sono già passati stamattina.
Vedete però che la città è effettivamente abitata, ma le parti abitate sono quelle più lontane dal tempio. Nessuno di quelli che non vivono nel tempio osa avvicinarsi al tempio così tanto. Potrebbero essere fonti di informazioni. Sì, ma anche fare domande è un problema. Anche perché se andiamo lì ce lo faranno loro le domande. Non è che qua la gente passa per caso. No, infatti. Non è una meta di passaggio. Però mi chiedo anche per quale ragione abitino qua. Beh, territorio del ragno. Sì, ho capito, territorio del ragno, però... Cioè, se non stanno nel tempio, il posto non deve essere male. Devono seguire... Splendido, guarda. Cioè. Beh, qualcuno dovrà portargli da mangiare. Appunto. Giusto. Posso andare a scoprire qualcosa giù in città da solo, se volete. Almeno ci posso provare. Sì, forse è il caso che ci vada io. Sono quello che meno di tutti sembra. Beh, oddio, anch'io non è che sia tutto tirato. No, non cominciamo a dividerci, dai. Beh, andare in tanti è un secondo problema. La Volpe, no, per una volta che avevamo un piano, la Volpe lo seguirebbe. Poi, tipo, dobbiamo acchiappare un novizio e sfruttarlo per entrare. Mentre sta facendo... No, io dicevo per aspettare fino a domattina. Non passano di mattina, avete detto, novizi. Ah, sì. E dobbiamo comunque aspettare fino a domattina, tanto valeva scoprire qualcosa al villaggio. Sì, sì, il problema è che se... rivelare la nostra esistenza. Sì, ma non vado giù a fare domande, vado giù a vedere, basta. Nascosto. Va bene, se vuoi provare a fare un'esplorazione, prego. È vero che andare in gruppo non è ideale. Lo Tsurushi potrebbe essere adatto per questa impresa. Ma neanche andare da solo è ideale. Andiamo io e te, Kakita. Non sapremo nulla di quello che è successo. Ah, ma va bene. Andiamo io e te, Kakita. Che ben meglio che avessi uno Shugenja. Io sono abbastanza bravo nella furtività. Io c'ho uno. In gioco non te lo so quantificare. Voi Shugenja siete in grado di riconoscervi tra di voi? Io ho un 6K3 se, no, 6K3 se non interrogi Kami, a vista non credo, no? E ho anche stealth, 6K3 delle sì, sì, sì. Come vabbè, a parte che non ti porti quelle stealth gigante. E furtività o è la stessa cosa? No, sì, però il problema è quello la cosa. Che se te dovessero vederti non puoi passare per qualcun altro furtività perché sei pieno di pergamene. Ah, beh, certo, non andrei con le pergamene, immagino. No, furtività c'è 3, c'è botto. Allora sì, tu allora, puoi scegliere di andare senza pergamene, sì. Ma senza o portati solo, le pergamene indispensabili. Esatto, una o due pergamene le puoi portare. Sì, va bene. Scelgo. Scegli due incantesimi che ti porti e gli altri devi lasciare indietro. Ma perché voi dovete portare il bobino? Sognerò come il mago gli incantesimi. Noi dobbiamo leggerle. C'è un talento per non leggere che ne puoi memorizzare tipo, però non è, c'è un talento che costa un sacco e non è che non ti fa lanciare con le pergamene, ti fa memorizzare il tuo anello del cosa. Molto semplice. Pergamene che non hai bisogno di leggere, te le ricordi a memoria. Che troia. Madonna. È per quello la mia, quella del fuoco di sesto, è una rotolo tipo di 3 metri e mezzo. Anche perché più è alto il livello, più è lungo il rotolo. No, ma pensavo fosse scenico, invece in realtà lo delle tre. Eh sì, perché teoricamente quella di senza erase, il raggio infernale, sono 6 round per lanciarlo. Perché la devi leggere tutto. Che leggi 6 round. Come quando l'ha lanciato. Beh, comunque scelgo questi due. Più uno è Benten's Touch, perché mi dà più uno capo uno ai social. Dovessimo mai dover andare a giustificare il fatto che siamo lì, beh, quello ci penso anche io. Comunque la supercazzola del secolo, magari ci pensiamo prima di andare. E poi ovviamente parlare coi Kami, perché vabbè, se devo chiedere qualcosa in realtà teoricamente forse a parte Akuseki o un altro potrebbero rimanere, potremmo anche andare io e te, oltre a chi va io e te ci teniamo 200 metri dietro. No, lui dovrebbe seguiamo. Essere il primo, piuttosto siamo io e te dietro. Ma lui può sparare a più di 150 metri. Beh, allora forse Ivao è il caso che resti qui e che... Io ovviamente sono lontano. Da lontano. Quindi la cosa migliore sarebbe che io e Ivao rimaniamo
A distanza, perché possiamo colpire qualcosa a distanza, a molta distanza. Quindi andiamo io e Ida. Sì. E noi ci teniamo magari a 200. Senza offesa. Quella, con l'armadio vuoi andare? No, vabbè, magari vado io e Kakita. Tu e Kakita. Scusa, l'armadio. Ida tanto ci vede fino a lì, no? Sì. Quindi Ida e noi due noi rimaniamo un po' più avanti, è una via di mezzo. Quindi se dovesse succedere qualcosa, io e lui possiamo scatenare l'inferno. Oltretutto, Izawa e Kakita sono quelli che sembrano più poveri. Sì. Beh sì, quello è vero. E sono un eremita. Esatto. Uno è un Ronin senza un occhio. E anche... Scusate, la spada chi la sporta? La teniamo noi qua. Ah, ok. No, che mica la mandiamo in città, che siamo pazzi. Ok. E noi ci teniamo a una certa distanza, così se succede qualcosa possiamo fare un piccolo scattino, io sparo l'infinito e tutti li 40 danni in freccia. Qualcuno di questo clan del ragno che abita in queste terre, una persona qualsiasi che noi potremmo essere qui per cercare, se dovessero farci domande sui motivi del nostro viaggio, diremmo una cosa praticamente vera. Io farei un tiro di conoscenza pulito, sì, per vedere se abbiamo una spia qua. Esatto. Quattordici, 17. Sì, una spia ce l'avete, anche se non sai se sia ancora viva, ancora vivo, esatto. Perché sono settimane che sei lontano da casa e mesi che sei lontano da qualunque cosa. Akane Kashiyama. O meglio, Kashiyama Akane. Cane. Beh, io me lo segno. Che è la vostra spia locale. Potreste, l'ultima volta, conosco anche la sua posizione all'interno della città, cioè dove... Beh, non esattamente, però sai per che cosa si spacciava. Si spacciava per una sarta, quindi difficilmente la troverete a casa del fan. Certo. Okay. Chi può averci ordinato di fare un viaggio simile per parlare con lei? È una sarta? Io non credo che dobbiamo giustificare il viaggio con questa cosa. Posso dire... Eravamo in viaggio, è capitato uno strappo. Direi che... Fram! Ce l'avete... Si strappa la manica. Ok, è capitato uno strappo e avete bisogno di qualcuno che lo rammendi. Sì, ma se eravamo in viaggio, perché eravamo in viaggio in questo territorio? Non sono domande che ci devono fare. Esatto. Se ce le fanno, ci penso io. Molto bene. Io userò il mio incantesimo per supercazzolare la gente. Okay. A questo punto andiamo. E quello che succederà nel villaggio intorno al Tempio del Veleno lo scopriamo settimana prossima. Perché quello che avete ascoltato era Fumble! Siete sopravvissuti a Xiang. Non ho impegnato troppo Xiang. Ah, ecco. È arrivato ora, risuscita, ha finito i vuoti. Vabbè, allora. Sì, non era il vero Xiang. No. Beh, risuscitava a quanto tornava di punti ferita? 50 in più. Gli stava arrivando 84 danni da fuoco. Beh, voi come siete sopravvissuti a Xiang? Moriva uguale. Sono un pochettino mi sta male. Anche se sì, tornava sì, su, sì, moriva uguale. Moriva di raggio e dovevamo picchiare il ninja. Era forte il ninja? Era leggermente meno forte di Xiang, ma non tanto. Meno male che l'hai bloccato. Mica, abbiamo fatto il botto con la morsa della terra. Meno male che l'ho bloccato. E non sei riuscito a liberare la prima volta e poi hai dovuto tirare gli shuriken. Perché non ti dà il culo se tu ti devi muovere. Perché ti muove solo di 3 metri come simple, quindi perdi un attacco. Certo. Comunque, bene, come avete ascoltato, era Fumble e abbiamo giocato la leggenda dei 5 anni. Finalmente siamo tornati, mi mancava tantissimo. Punti esperienza. Punti esperienza. Punti esperienza. Prima di punti esperienza vi butto qua questa cosa. Vai, giusto. Che sono doppi. No. Intanto che Xiang lo potete considerare una creatura d'ombra. Beh, okay. Immaginavo un mostro delle terre d'ombra. Evviva. Comunque noi iniziamo da sopra. Pix della sessione. Pix della sessione 1. Io mi devo ristampare sta scheda. No, ce l'ho qua. Ah, grazie. Per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Beh, sulla che storia... Che Xiang era posseduto dall'oscurità strisciante? No, non era importante per la storia, ma... Abbiamo scoperto... la storia della spada e la fatica di Akuseki. Okay. Esatto. La fatica di Akuseki. Bello. Sarà il titolo della prossima puntata. Se è stato rivelato il segreto di qualche PNG, vabbè, è quella lì. Cosa di... Non abbiamo scoperto che è arrivato lui? No. Era un segreto?
Svantaggi. Tu. Sì, tu sì, perché col discorso su... Col discorso sono codardo. No, ma non sono codardo. Ma... Vabbè, ma non è il mio svantaggio. Beh, il mio svantaggio è compulsione del caos. Esatto. Ok, era uno. Io pensavo che il fatto di prendere la spada di ossidiana avrebbe rivelato un mio svantaggio, invece no. No. Interessante. Se risolvete il legame con un altro PG. No. Il mio era... Xiang deve morire. Beh, chi aveva un legame con Xiang lo può risolvere perché non c'è più. È morto. Io l'avevo di Xiang, avevo... Tipo? Sono curioso. Secondo me non ancora, se vogliamo andare sul dettaglio. Secondo me questo punto io lo dovrei prendere quando recuperiamo la pergamena. Perché? Perché io ho Xiang, grazie alla volpe, terrà testa ad uno di rango superiore. E in quel caso ha i demoni che lo stanno tenendo nel coso degli eroi morti. Ok. È quello del nonno. Nonno. Sì. No, no, nonno deve prendere la schiaffa. Nonno! Ida complimenterà la volpe per un'azione ottimamente riuscita. In teoria non mi fate complimenti per aver annichilito il tizio? Un po' sarcastico. Ah, ok, allora no. Se eri sarcastico, no. Non voglio la vostra pietà. Se nessuno è morto a casa vostra, no. No. Beh, quello lo prendo io. Se vincete un duello... Non ci sono stati duelli, ma 10 pix perché siete sopravvissuti allo scontro con un altro mostro delle Tele d'Ombra. Yeah. Ma comunque io i complimenti te li avevo già fatti. Quando hai incenerito lo scagnozzo della mia nemesi, che poi Kakita mi ha pure fulminato. Ma lì mi sa che me l'ero preso. Ma rimane. Ah, resta ogni volta. Ah, sì, il mio sì. Ah, perché no, tanto è talmente raro che te lo faccia. Vabbè, però in quel caso io ti avevo fatto i complimenti. Poi sono stato cazziato, però. Giustamente. Certo, giusto. Giusto. Ero fuori buscito in quel momento lì. Ottimo. Io vi butto qua questa bomba. Quando arriverete a scontrarvi con il Mao Tsukai, che non è il vostro amico finale purtroppo per voi. Come no? È uno spoiler. Vi faccio uno spoiler perché c'è un perché. Perché poi scopriremo il passato di questo povero Mao Tsukai con una puntata speciale in cui useremo il nuovo sistema della Legione dei Cinque Anelli. Oh, grande! E non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Qui avremo un altro ospite. Così almeno non c'abbiamo Simone che si fa i PG che fanno 20k12. Perché sarà un po' più semplice. Avremo un altro ospite. Sbilanciato. Emanuele da SideQuest. Grande. Detto Panda. Mitico. Poi continua a sanguinare Panda. Tra Fumble, tu che vai a SideQuest. SideQuest che viene qua sia per The Spire che per altro. C'è Panda. Io rifaccio il solito appello Pustorino, viene a giocare con noi. E quindi andate ad ascoltare SideQuest perché settimana prossima ricomincia l'Irvale. E ah, non vedo l'ora. Ci sono grosse cose in arrivo. In più continuate ad ascoltare la Leggenda dei Cinque Anelli perché prima o poi, penso prima, arriverete allo scontro con il Mao Tsukai e poi vedremo come il Mao Tsukai è diventato il Mao Tsukai usando questo bellissimo nuovo sistema che usa sempre il Roll and Keep ma con i dadi custom, per cui finalmente diventa sensato scegliere quali dadi tenere. Perché? Qui è solo un fattore per i danni quale tenere. Qui tieni solo il più alto. Sì. Invece lì perché ci sono i vantaggi, le solite cose. Con il nuovo sistema invece non ci sono gli svantaggi. O meglio, c'è non ci stress. Sono vantaggi e svantaggi circa, ci sono delle opportunità che non sono successi. Però nella maggior parte delle facce dei dadi dove ci sono dei successi c'è dello stress. Che però puoi togliere con le opportunità. No, c'era un modo per toglierteli. Non tenere il dado, intanto. Non tenere il dado, quindi piuttosto fallisco questa azione ma non prendo dello stress, oppure... Prendo 6 stress e fai riesco l'azione. Faccio un successo, ma con delle conseguenze a lungo termine, perché sono conseguenze a lungo termine. Quindi continuate ad ascoltare Fumble, se vi piacciamo... Siamo tornati! Non ci siamo mai andati, in realtà. Non abbiamo saltato neanche una in realtà una sì. Quando? Una dal punto di vista nostro perché era registrata. Ah, vabbè, ma dal punto di vista di chi ci ascolta. E io non ho giocato per 3 settimane. E tu sei andato in vacanza, cazzo. Anche tu non hai giocato per 2 settimane. Ma io per Fumble. Una settimana. Sì. Fumble, ma sai Fumble, le due di The Spire. Vabbè, conta lo stesso, dai. Esatto. Okay. Comunque, potete condividere il video, mettere delle recensioni su iTunes, andare ad iscrivervi su Spotify, su Spreaker, su YouTube, su Facebook, su qualunque cosa, su tutto. Lasciate delle recensioni, fate delle donazioni o diventate soci se dovete comprare dei giochi di ruolo. Andate a prendere la Fumbleboard, è utilissima. Se dovete comprare dei giochi di ruolo da tavolo, passate dai link di Amazon che ci sono sul sito di fumblegdr.it, così a noi arriva qualche cosa invece che ad arrivare ad Amazon. E ci sentiamo.
sentiamo settimana prossima con una continuazione. Era il genere dei cinque anelli. Il tempio del veleno! Fumble! Oh, no, non ci voglio andare. Ciao!